Buonasera, ci siamo. Benvenuti ad un'altra puntata, una nuova puntata in prima serata di Quarantena Time. Oggi, come sempre, abbiamo tantissimi ospiti, ma prima di chiamarli qui in diretta streaming insieme a me, insieme a voi, desidero fortemente ringraziare Combo di Vincenzo Florio e Open Shop 24 di Luigi Cardillo. Vorrei subito iniziare questa ricca puntata di amici, ecco. Vorrei subito chiamare qui con me due grandi amici. Loro sono Gigi Rutigliani e Rino Esposito Buonasera a Arturo. tutti. Buonasera Eccoli qui, sono con me. Buonasera. a tutti. Buonasera a voi. Ciao Mary. E allora? Bene, Ciao ragazzi, come va? bene. Infatti, ti sei organizzato bene questa volta, Rino. Sì, sono in salone. Non si può stare, io ci sto. Qualcuno qualcosa deve fare, sti saloni, insomma, bisogna pur vederli intanto, no? Quindi. È E giusto, Rino. infatti, È giusto, è piano piano ci giusto. stiamo riprendendo, ragazzi. Sta finendo questo momento, vabbè, non sta finendo, diciamo che qualcosa sta cambiando. Voi come state vivendo questo momento? Vai, Vai, Rino. Vado io. tu sei più Allora, bello. stiamo nell'attesa, ci stiamo preparando per questo inizio, questa, diciamo, chiamiamola rinascita, perché siamo tutti quanti in, come si dice, in una situazione che ci bolle In dentro. fermento. Esatto, quindi stiamo Certo. aspettando questa santa chiamata, chiamiamola così, del signor Conte per capire come dobbiamo muoverci. Anche se è già tutto pronto, la macchina sta già in moto, dobbiamo solamente entrarci e cominciare a lavorare. E osserveremo come ormai tutti quanti parlano e dicono di tutta questa, e giustamente sia un senso di sicurezza per noi stessi e anche per i nostri clienti. Quindi non vediamo l'ora di iniziare e aspettiamo perché c'è questo punto interrogativo tra il 4 e l'11. Quindi aspettiamo questo giorno in cui il signorino Conte ci possa dire come e quando, con le rispettive anche, diciamo, come dire, con l'inizio di saper gestire con il personale, perché c'è anche quest'altro, diciamo, problema, chiamiamolo così, perché noi lo dovremo risolverlo avendo delle ore molto elastiche. Hai detto Quindi bene, aspettiamo. dovremmo risolverlo, non devono risolverlo, dobbiamo risolvere noi. Lo so, Rino, però ora in Sì. questo momento dobbiamo iniziare poi piano piano, perché sennò qua veramente il sorriso incomincia a indietreggiare. Quindi stiamo in una fase dove dobbiamo per forza muoverci, se no tutto quello che sento è tutto negativo. Quindi se non iniziamo non possiamo dare quello che abbiamo noi, la forza di tutto, l'amore che abbiamo per le nostre clienti, per noi stessi, è tutto ormai è così. Sai qual è Eh il sì, problema? però Perché tecnicamente. Dimmi, Rino. il problema sta nel fatto che noi comunque rimaniamo panchieri. Noi siamo Sì. banchieri, sviluppiamo il nostro lavoro, lo sappiamo fare, lo facciamo, l'abbiamo sempre fatto con grande carica, grande voglia, tanta formazione. Noi, io e Gigi siamo i direttori artistici di FHM. FHM si occupa della formazione al backstage. Esatto, ricordiamolo questo, voi ricoprite comunque un ruolo fondamentale nel vostro Sì. settore, fate molta formazione. Facciamo molta Creiamo moda. formazione, formiamo tanta gente, la formiamo per un settore molto importante che è quello della moda. Siamo Sì. specializzati molto sul wedding, tantissimo, e su quello comunque continueremo a lavorare. È un mercato che, come il nostro, ha bisogno di una grande spinta, ha bisogno di nuovo di sicurezza, perché tanta gente come noi ha fatto una serie di investimenti. E questi investimenti non devono essere vani, ok? Non Esatto. chiudere come dei ladri da un giorno all'altro, sai,
l'imprenditore si fa tante domande, anche perché noi comunque siamo stati lasciati soli, tutti, ma tutti siamo stati lasciati soli. Mai avuto delle risposte reali, sincere. Tante conferme, tante false conferme, insomma un sacco di problemi. E noi come parrucchieri, in questo momento io e Gigi siamo qui che rappresentiamo la nostra categoria, noi sì. Abbiamo da dire tanto ai nostri clienti. I nostri cambiamenti saranno veramente cambiamenti importanti, cambiamenti basati sotto la responsabilità, giusto Gigi? Quindi sì, avremo un sacco di obblighi, tantissimi obblighi nei confronti della cliente, nei confronti dei nostri dipendenti, che sono per me sono una cosa molto importante. Io li saluto. E devo tutelarli, devo tutelare me, devo tutelare la mia famiglia. Però è ovvio che questo dire 25.000 euro per la ripartenza, una grande fesseria, perché sono stati dati dei soldi per ripartire, ma per farli tornare immediatamente all'utente. Ok? Siamo stati costretti a utilizzare degli strumenti che hanno un costo altissimo. Siamo costretti a utilizzare, vabbè, noi l'usegetta l'abbiamo sempre utilizzato, perché nei nostri saloni di igiene c'è sempre stata. Però l'usegetta, immagino, su tantissime cose deve essere fatto. Questi sono dei grossi costi che noi avremo, tenendo conto che noi lavoreremo su un terzo della clientela che sviluppavamo, ecco. Quindi non possiamo compensare con i 50 centesimi. Io voglio dire una cosa a tutte le persone che non vedono l'ora di andare dal parrucchiere. Noi parrucchieri siamo un po' disperati, un po' dispiaciuti, perché non vediamo l'ora di vedervi. Però attorno a questo sistema c'è anche tanta speculazione, ma tantissima speculazione. Gli usegetta che noi abbiamo sempre comprato sono stati triplicati a livello di costi. Sono stati aggiunti tanti altri strumenti. Li avevamo, ma sono stati aggiunti tanti altri strumenti usegetta che gli eviteranno i listini degli strumenti molto importanti a livello di igienizzazione, che aumenteranno il listino. E per noi è una cosa infernale questa, perché ci presenteremo la cliente con un'altra bella soluzione. Nei confronti della cliente, sì. Guarda, è dura. Io che ad esempio ho sempre cercato di mantenere un listino medio, ho sempre dato il valore a quello che la gente fa, continuerò a farlo, però è ovvio che tenendo conto che lavoreremo soltanto un terzo della clientela, con tutti questi obblighi siamo costretti a aumentare gli stimi. Allora io volevo dare anche una risposta a una ragazza che nell'ultima diretta che abbiamo fatto scrisse: voi parrucchieri siete molto cari, quando parlavamo del parrucchiere in casa. Non voglio fare molto polemica, voglio soltanto dire a questa gente che pensa che i parrucchieri sono cari, che noi paghiamo l'affitto dei locali. In realtà l'affitto dei locali, la parrucchiera in casa non lo paga. La qualità del prodotto noi ce l'abbiamo, la parrucchiera in casa non ce l'ha. L'energia elettrica, la parrucchiera in casa non la investe, lui sì. I dipendenti non ce l'ha, tante tasse, inutili interessi non ce l'ha. Siamo la differenza, ma perché noi siamo la qualità. Ecco dove sta la differenza. Non siamo un costo altissimo, sono le parrucchiere in casa che non hanno costi. Allora... Ora ci sono mercati che stanno morendo. Entreremo in un argomento che c'è tanto da dire, ma sapere, Gigi, ma io non ho mai fatto sorpresa a nessuno. Io voglio dire alle mie clienti come se fossero la mia famiglia. Bravo. E questa è una cosa di cui se ne parla in televisione, dobbiamo parlare. Sì, sono d'accordo. Ora siamo in una situazione dove tutto quello che sentiamo in TV è ormai è preso da
da tante cose e c'è tanta amarezza in ognuno di noi, ma aspettiamo questa grande ripartenza perché sappiamo che non sarà più come 2 mesi fa, perché prima era un ritrovo, era creare bellezza, sorridere, rendere e creare tutto quello che comunque dovevamo trasformarlo. Ci vedevo a farlo, Gigi. Sì, lo so, ma sarà sempre un po' più forte, renderlo ancora più emotivo, perché sappiamo che la cosa che abbiamo come approccio è sempre l'abbraccio, il saluto, prendere il caffè con la cliente, dialogare con la cliente, quindi sono queste le cose fondamentali che comunque le dobbiamo mantenere, con degli accorgimenti che sarebbero dei valori aggiunti che purtroppo comportano spese, ma che ci porteranno in una maniera tale da blindarci e da non far sì che questo, chiamiamolo nemico invisibile, ci accompagnerà per altro non so quanto, non voglio neanche pensarlo. Quindi ora pensiamo solamente a una soluzione di tutto questo che comunque stiamo andando con l'incontro. E quello che sento è sempre il discorso del lavoro nero. Noi facciamo la differenza, abbiamo qualità, non perché gli altri non li ha, però c'è una grande differenza. Non voglio entrare nello specifico, però c'è una grande differenza, quindi noi non abbiamo mai temuto questo lavoro nero, andremo avanti, lo supereremo anche questo momento, perché io sono ottimista, devo dare anche sicurezza a tutte le persone che comunque ho dietro di me, quindi è una famiglia allargata e quindi dobbiamo dare sicurezza a questi personaggi che non sanno, vedono solamente una luce piccolissima in questo tunnel. A volte ci sono dei momenti in cui, devo essere sincero, noto anch'io, però dobbiamo andare avanti, non c'è altra soluzione, dobbiamo comunque pensare che dobbiamo aprire, dobbiamo mettere in moto questa macchina e basta, senza guardare niente, orari saranno flessibili. Esatto, era appunto la domanda che volevo farvi. Per evitare gli assembramenti e per mantenere le distanze tra le clienti, avete apportato delle modifiche con gli orari? Lavorerete tutti i giorni? Allora, i giorni saranno 7 giorni su 7. E la domenica certamente sarà una metà giornata. E in base a quello che ci diranno sul discorso delle entrate delle nostre clienti, perché chi diceva una alla volta, qua non si comprende ancora bene tutto questo, quindi dobbiamo capire realmente come creare questa situazione. Le postazioni verranno comunque ridotte con delle distanze restrittive, quindi da 13 postazioni ne metteremo comunque 6, perché non c'è una distanza tra una poltrona e l'altra che rientra nella norma. Quindi, del gioco. Lo so Rino, non sarà semplice, ma comunque dobbiamo essere forti, dobbiamo andare avanti. Sei sempre lì a far supposizioni di come, diciamo, anche distribuire il personale. Esatto. Come distribuire gli orari. Ieri in televisione sentivo un collega che la pensa come noi, cioè ha detto le stesse cose che stiamo dicendo noi. Io le dico perché le sento, Gigi lo stesso, e lui diceva che deve lavorare per forza dalle 8 del mattino a mezzanotte, cioè deve per forza farlo, perché deve mantenere un certo numero di gente come personale. Per forza dare un servizio alla cliente. Avevamo un regime abbastanza alto. In questa situazione tutto questo sarà ridotto, non dico il percento. Quindi mantenere questo all'inizio, dobbiamo solamente pensare a lavorare con delle restrizioni, con quello che comunque ci dicono comunque di fare, e piano piano ci dobbiamo sollevare. Questo ormai è un tatuaggio che io ho sia nel cuore che sulla mia pelle, quindi non voglio pensare, e ci saranno delle problematiche, perché il mondo si è fermato a 2 mesi fa, anche nei pagamenti, in certe soluzioni, quindi tra
10-15 giorni ci troveremo questa onda che ci cavalcherà in una maniera molto psicologica, quindi diventerà una cosa che sarà molto molto di peso su di noi, ma noi cercheremo di non risolverla, perché non sarà facile, perché ci vorrà comunque del tempo. Rino? Cavalcarla con le giuste precauzioni. Sì, è giusto. Quest'onda. È giusto, è giusto. Non lasciare tutta roba. Sì, sì, sì. Appello anche al buon senso delle istituzioni, e, insomma, diciamo il buon senso, da quando ho un'attività, tutto questo buon senso delle istituzioni non l'ho mai visto. Io sono una persona molto positiva. I controlli ora sguinzagliranno l'impossibile, sguinzagliranno gente che non ha mai fatto controlli su un discorso di igiene, di diciamo, soprattutto a livello di queste situazioni di virus, non l'ha mai fatto, quindi si lancerà in accanimenti pazzeschi. Ok, quindi io mi appello al buon senso delle istituzioni e non aggredire le aziende, ok? Perché siamo 61 milioni in Italia, ma ci sono soltanto 5 milioni e 600 mila aziende in Italia. Se soltanto un quinto di queste aziende chiude, si piega il mondo, si piega la nazione, veramente si piega la nazione. Quindi devono aiutare le aziende a mantenere un certo regime, un certo tipo di rigore, ma non aggredendole, ok? Perché qui non ci sono, certo. Esisteranno le multe, esisteranno le chiusure, ok? Bisogna avere appunto un minimo di tolleranza per quelle aziende che con tutta la buona volontà adottano sistemi nuovi per garantire il massimo dell'igiene, sicurezza per le clienti, per i dipendenti e per loro stessi, ma bisogna avere un minimo di tolleranza per capire che insomma ci deve essere quel periodo di adattamento. Sai cos'è un'altra cosa? Allora, che noi quando riapriremo le attività, noi tutto questo sistema di igiene, sicurezza, diciamo pararsi da questo virus, non lo facciamo solo per la cliente, ma lo facciamo soprattutto per noi, perché la cliente arriva da fuori. Io non so la cliente dove è stata, cosa ha fatto, con chi ha avuto a che fare. Io so con chi ho avuto a che fare, io so quali sono i miei sistemi di sicurezza, devo proteggermi, quindi sono necessari questi strumenti che vanno messi, diciamo, in pratica. Allora, esatto. C'è anche da dire che tutto questo sistema, per chi, voi sapete che io non ho mai lavorato su appuntamento, cambierà anche questo sistema personale mio, perché avendo una forza lavorativa, quindi era un orario continuato ed era molto gestibile, quindi dovremo anche abituarci a tutto questo discorso con un personale molto comunque ridotto. Quindi anche questa situazione con le restrizioni che comunque ci sono, con gli accorgimenti, mascherine e tante altre cose, sarà tutto un sistema che ci porta a essere anche molto più attenti e molto, diciamo, andremo anche a coccolare, non perché prima non lo facevamo, ma riusciamo anche a dare più soddisfazione, perché in questo momento dobbiamo anche dare un senso di coccola ancora di più, perché certo, sì. Le clienti, quando hanno saputo che c'era questa data del 4 dell'apertura, ci sono state delle clienti che mi hanno chiamato e non nego che avevano comunque timore, perché ci sono delle situazioni dove a furia di sentire questa televisione, questo web, non ti fanno che rendere, e che non metto in dubbio, però è una cosa esagerata, non lo metto in dubbio, però cerchiamo sempre di mantenere con gli accorgimenti possibili, sempre comunque nella calma. Quindi io quello che voglio dire è che di essere tutti quanti tranquilli, perché per gli accorgimenti ci saranno al 100%, quindi non c'è bisogno che ci allarmiamo. E andremo, coccoleremo tutte le clienti che comunque
tra un po' sapremo la data e il suo appuntamento, lavoreremo come abbiamo sempre coccolato in questo momento, chiamiamolo in pausa, che ci sarà tra 15 giorni. Ma noi parrucchieri siamo speciali, noi parrucchieri vogliamo venire. Infatti con un vostro amico, cantatore Domenico Mimmo, dice: Gigi, supererai anche questo tranquillo. Voi ciao Mimmo, creato... è un grande amico e lo stimo moltissimo, è pieno di risorse, tante, veramente. Esatto, poi Teresa Marco dice: siamo positivi, assolutissimamente. Sì, è un ragazzo, è un ragazzo pieno di vita, quindi è un mio collaboratore come anche altri. Lui ha una marcia in più perché è stato sempre, io lo chiamo Viver, quindi ha toccato tutti i posti del mondo, quindi ha quella marcia in più che non dico gli altri non hanno, ma ha sempre il sorriso sulla bocca e io lo ammiro tantissimo, come anche gli, altri, anche gli altri miei, diciamo, dipendenti, colleghi, io li chiamo colleghi perché nella, io stimo tantissimo e sono sempre un fratello, un padre. E rendo tutto quello che comunque mi tocca sempre con il col mio modo di essere, sempre col sorriso. Però quando c'è da fare il titolare, io comunque lo faccio con una voce come fare un genitore, no? Che toglie, che spolvera ogni tanto, però dai, ci sta, ci sta. Quindi, proprio perché dire? Gigi, appunto, tu siete una grande famiglia e siete delle persone positive. Voi avete creato uno staff di lavoro anche con una bravissima ragazza che conosciamo da tempo. Lei si occupa dell'estetica, in particolar modo è una dermopigmentarista. Lavorate insieme e tante volte ho avuto il piacere di incontrarvi in alcuni eventi. La chiamo qui con voi per capire come si sta organizzando lei in questa seconda fase e con la riapertura del suo centro. E qui con noi Conny Diamante. Ciao Conny! Ciao Conny! Conny? Ci sei? Conny? Conny? Parla? L'audio. Conny, parla! Non ci sente? Non ci sentiamo? Non sentiamo Conny? Conny? Non la sentiamo. Gigi, non questo è il bello di questo programma. Rino! Conny, prova a rientrare. Qualcosa ne avrei fatto. Ma lì a quanto pare non ci sente nemmeno. Annaggia la miseria. Prova a ricollegarti. Conny, non ti sento. Prova a ricollegarti. Ok. Esce dal programma, ma ora rientra. Insomma, questo è un bel momento. Il peggio è passato. La cosa che mi sento di dire è che sento la positività in ognuno di noi. E questa è una, credo che sia una gran cosa, ragazzi. Perché significa che tu ci conosci, abbiamo, e ripetiamo, siamo stati insieme a Sanremo, hai notato come siamo realmente e come rendiamo tutto quello che noi tocchiamo con amore. Quindi, Conny? Buongiornata Conny. No, perché non ti sentiamo? Mannaggia. Forse è l'audio. Eppure abbiamo fatto una prova. No, prima abbiamo fatto una prova col collegamento e si sentiva benissimo al primo colpo. Conny, ma che hai, le cuffie? Perché non ti sentiamo più? Io prima ti sentivo perfettamente. Mannaggia. Conny, ma tu mi senti? Tu mi senti? Ah, e allora? Tu mi senti? Quindi il microfono tuo. Mannaggia. Dai, riproviamo, rientra. Clicca sul link. Ce la facciamo, ce la faremo, non demordiamo, dai. Dicevi,
Dicevi, Gigi, ci siamo trovati a Sanremo insieme, è stata una bellissima esperienza. Questo sì, è molto stato il bello, primo anno Marilena, in cui l'anno prossimo la dobbiamo comunque ripetere, come abbia già ci siamo già detti. L'atmosfera è una cosa bellissima che abbiamo provato e per me è un valore aggiunto, perché è stato per me... Io sai cosa penso? Purtroppo, devo dirlo, ci sono delle bellissime esperienze che noi un po' del sud a volte ci demoralizziamo, diciamo, oh sì, vabbè, però sai, noi del sud siamo molto lontani da queste realtà. E io amo tanto la Puglia, amo tanto il sud, però purtroppo questa cosa la devo dire, tante volte ci scoraggiamo, pensiamo di non riuscire a vivere queste esperienze, ce le vediamo troppo lontane, invece con caparbietà, con audacia, con positività, anche noi allora, riusciamo a vivere, ecco, queste mi belle sentite? Esperienze che sembrano lontane. Buonasera a tutti. Ecco, hai visto? Buonasera Conny, grazie per essere intervenuta. Finalmente rivedo il mio Gigino, Marilena e sicuramente Rino, che conoscerò dal vivo molto presto. Eccoci qua. Stavo chiedendo il concetto, quindi volevo dire una cosa, sei d'accordo con me? Sì, sono d'accordo. Allora, tu sai che quest'anno c'erano obiettivi, progetti, perché comunque sia era partito tutto alla grande. Poi è stato il giorno 23 febbraio, 24, poi è stata l'ultimo giorno a Milano, abbiamo fatto un mega evento della Milano Fashion Week e poi niente, è andato tutto mettendoci un bastone tra le ruote. Abbiamo soltanto messo... Ma sì, allora... Messo in pausa, abbiamo un sacco di roba da fare. Ma tu lo sai che... Era una novità che stavamo mettendo in atto io e Rino, perché essendo direttori artistici avevamo creato di Masterclass con la collaborazione di Vella e stavamo creando un qualcosa di diverso. Però non voglio adesso farlo scoprire, perché sarà... Scusami, come dice giustamente Rino, questo è una fase di preparazione e magari mi state caricando ancora di più di energia positiva che puoi esplodere dopo. Ma io ti chiedevo, sei d'accordo che noi tante volte i ragazzi del sud, gli imprenditori del sud, ci demoralizziamo? Sì, allora, io dico solamente una cosa. Noi abbiamo, non voglio fare come ho fatto un politico senza far nome, nord e sud, però noi abbiamo un grande cuore, non perché gli altri non ce l'hanno. E non, io quello che porto dentro di me è trasformo tutto quello che comunque è negativo in positivo. Chiamiamola un'indole, però... È vero, io ti do ragione, però non so, forse in questa cosa mia innata che mi ha portato a in una crescita, diciamo, piano piano, investendo sul tempo e creando tutto quello che ho sempre sognato in degli obiettivi. Però questo fa parte certo. Di ognuno di noi. E non demoralizziamo mai, perché un consiglio, se non proviamo, non possiamo toccare questi sogni. Lo so che adesso maggiormente in questo momento è dura, però piano piano insieme, perché da soli ragazzi non si va da nessuna parte. Bisogna creare un gruppo, bisogna creare tante di quelle cose che ci portano a essere diversi da tutto quello che noi comunque abbiamo e ci circonda. Io abbiamo un bel feeling. Conny, quando devi entrare da quella porta, quando è capitato che comunque ci siamo trovati, il suo sorriso sempre speciale. Sì, è vero, assolutamente. In questo...
A me, Marilena. Come la sto... Non ho capito. Sì, come stai vivendo questa situazione? Beh, allora, sicuramente, guarda, nel mio caso, in confronto sicuramente a Gigi o a Rino, la mia situazione è comunque una situazione più piccola. Io ho uno studio dove comunque lavoro da sola, quindi la mia gestione, diciamo, rimane invariata, perché comunque lavoro ad appuntamenti, una persona per volta, diciamo, quello che sicuramente cambierà, ma più che altro verranno aggiunte ancora di più delle, quello che diceva appunto Rino, delle spese in più riguardo ai dispositivi di protezione che già nel mio campo esistono e ce ne sono pure tanti, tra mascherine, camici monouso, camici al cliente, proprio per il mio settore specifico della dermopigmentazione, quindi a me è tutto veramente monouso. E quindi quello che veramente mi fa un po', devo dire, pietà in tutto questo è le costanti mail che mi arrivano da aziende di qualsiasi tipo, perché adesso anche l'azienda cosmetica si mette a fare prodotti per i DPI, per i dispositivi di protezione, quindi almeno, credimi, 20 email al giorno di dispositivi di protezione, ma cose assurde, cioè, ma che proprio non sono assurdi. Con dei prezzi assurdi, assurdi, cioè, se una mascherina, questa mascherina, Conny, questa mascherina, grazie, classica che si utilizza anche nelle sale di estetica, giusto? Sì, è quella che utilizzo. C'è una confezione da 40 di queste mascherine. Almeno 50 euro la paghi adesso, almeno 50 euro. Ora questa io l'ho pagata 3 euro. Sì, sì. È diventato, cioè, tutto assurdo. Quanto? Questa ora costa 3 euro. Io l'ho pagata, sì, in farmacia 3 euro. Cioè noi una confezione da 40, da 50, non ricordo, la si pagava 8 euro. Allora, immaginiamo che nel mio settore dove io sto... Oggi quella da tutti l'ho pagata 15 euro. Faccia a faccia con il cliente, quindi il mio rapporto è ancora più veramente stretto, per me è un vero e serio problema, perché ora che io metto tutti i dispositivi di protezione e voglio, prima di continuare voglio dire una cosa che deve essere importante secondo me per tutte le persone che rappresentano e fanno il nostro lavoro, di attendere un attimino i nuovi, cioè le nuove, i nuovi decreti prima di fare spese sbagliate, perché è capace che compriamo, per essere, diciamo, prudenti già da ora, delle cose che neanche si trovano, perché se mi dicono di aprire il 4 io non ho tutti i dispositivi di protezione perché non ci sono in realtà. Quindi io quello che dico è di aspettare, di vedere un attimo che cosa serve realmente, per non fare spese sbagliate, per non farci prendere dal panico. Quindi quello che diceva anche Gigi, cioè siamo un attimo tranquilli, perché sia noi che i clienti, cioè non abbiamo ancora capito bene come ci dobbiamo muovere. No, c'è una confusione ancora, quindi se non ci danno l'ok e non ci fanno sentire quello che presumo che sia tra domenica e lunedì, Conte parlerà di questa nuova, ma io penso comunque che non sarà il 4, sarà l'11. No, nel nostro caso sarà l'11. Io penso l'11, quindi avremo tutto il tempo possibile di capire, sì, come muoverci. Assolutamente. E vedremo un po', perché adesso, sì, è tutto intoccabile, ma non è solamente la mascherina. Io non voglio fare polemica, anche quando... E allora, io cioè, vi devo dire anche questo, così sdrammatizziamo anche un po'. Io, per una mancanza mia di tempo, perché quando ormai siamo presi, che lavoriamo di domenica, lunedì, facciamo corsi, ho sempre alzato il telefono e ho sempre fatto la spesa, perché io sono molto esigente, quando voglio mangiare voglio sempre la cosa prelibata, e chiamavo delle persone che io sapevo che mi seguissero sotto questo punto di vista. Adesso che ho più tempo e ho provato a fare comunque la spesa, mi sono reso conto di una diversità, ma notevole. Ma questo lo comprendo, perché in questo momento ci sono tante situazioni dove comunque non rientrano nella normalità, e va bene. Però i prezzi sono elevatissimi, elevatissimi.
E questo mi sta facendo capire tutto questo sistema, che quello che, questo è anche da aggiungere, qual è la differenza che mi ha portato a stare in casa e a valutare tutto quello che comunque non facevo, e do ancora più senso adesso toccando queste cose, e mi rendo conto che non è semplice vivere una situazione, diciamo, del genere. Quindi immagino adesso le mascherine e quello che prenderemo, perché comunque non sono, anche se sono, io ho fatto un ordine e non voglio dire quanto abbiamo speso, già pronto, che è lì già per essere usato, ma se dovessi incominciare a dire così, 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 è meglio non aprire il negozio e comunque restare chiuso. Quindi è una situazione drammatica. E ora aspettiamo solamente il signorino Conte, perché qua ormai ne stanno dicendo tante. Oggi, tutti i canali sono sempre le solite parole. E così, eccola, sì, eccola. Sì, sì. Ora l'unica soluzione... Volevo riallacciarmi a un discorso che hai fatto tu prima. Ragazzi, brevemente, io devo dare risposta agli altri ospiti. Datemi la possibilità. Datemi la possibilità di ricontattarvi poi nei prossimi giorni. Lo faccio. Vabbè, dai, facciamo parlare Conny. Facciamo parlare Conny. Conny. No, dimmi. No, volevo dirti soltanto sul discorso nord e sud. Tu ci hai visto lavorare, hai visto come ci comportiamo noi mentre lavoriamo. Eravamo quasi gli unici del sud in quel giorno, quei giorni là, te lo ricordi? Sì, ragazzi, io non voglio sembrare poco scortese, però effettivamente io conosco tantissimi ragazzi della mia età che tante volte non credono, non investono in queste possibilità un po' più... più forti, queste esperienze un po' più forti. Dunque, infatti, quando sono stata a Sanremo due volte, quando sono stata più volte in queste situazioni un po' più, più conosciute a livello nazionale e internazionale, non ho visto ragazzi pugliesi o del sud. Quindi, Rino, convieni al mio discorso? Diciamo che molti pugliesi non si danno dei pugliesi, si nascondono dietro una regione diversa, perché io ne ho conosciuti tanti di pugliesi che dicevano di essere lombardi, ok? Però il discorso è un altro, devi saper fare, devi saper dire io faccio questo e come lo faccio. Credere nelle proprie potenzialità. Ok? Cioè... Poi su questo ragazzi, davvero, io devo dare spazio agli altri ragazzi perché non possono stare collegati ancora per molto. Quindi io vi chiedo la possibilità di ricontattarvi nei prossimi giorni. Va benissimo. Va bene, Marilena. Un abbraccio. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, Giorgino. Va bene? Ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie, Marilena. Ci risentiamo. Ciao. Così, grazie a voi. Ciao. Così magari ci risentiamo e capiamo come state vivendo i primi giorni di ripresa. Va bene? Va bene. Ok. Ciao. Ciao. Mari, chiudo? Sì, sì. Ci vediamo. Ciao ragazzi, grazie, grazie infinite. E si stava, insomma, passando lentamente a parlare di altro, ma vi prometto che i vostri amici, i vostri parrucchieri e la vostra pigmentista ricollegheranno nuovamente con noi. Adesso, proprio perché insomma, abbiamo capito che il mondo del wedding, del matrimonio, si è fermato, ho voluto chiamare qui con noi una wedding planner. E qui con noi Silvana Di Muso. Ciao. Buonasera, Marilena. Silvana. Ciao, ciao a tutti. Mi sentite bene? Mi senti bene? Mi sentite? Ciao Silvana, grazie. Sì, grazie per questo collegamento. Innanzitutto, come stai? Molto bene, io sono una di quelle che in quarantena sta bene, lavora bene da casa, o non so come faccia la gente a dire che non abbia, non so, cioè nel senso che termini le cose da fare, perché a me non bastano 24 ore neanche in casa per lavorare a tutto quello a cui lavoro, piuttosto che studiare anche a cose nuove. Io personalmente sono una grande curiosa, quindi comunque tra master e corsi che continuo a fare online non mi perdo d'animo, ecco.
Brava. Quindi prendi questo momento come momento di riflessione, di crescita e di formazione. Brava. Assolutamente sì, sì. Anche poca riflessione, più, purtroppo, perché veramente non ho tempo, davvero non ho tempo, e quindi lo faccio, cioè, nel senso, continuo a studiare, perché poi penso che sia forse una delle poche cose, delle, diciamo, dovremmo quasi benedirlo il tempo, secondo me, che abbiamo a disposizione in questo momento. Quindi io sono dell'avviso, come diceva Einstein, che la crisi è una benedizione, quindi talvolta, anche perché se continuiamo a piangerci addosso per quello che accade, purtroppo non risolviamo molto, quindi quantomeno progrediamo. Certo, ma sicuramente questo è un momento di riflessione per capire come poter ripartire. Esatto, esattamente, esattamente. Questo intendevo. Infatti, come puoi vedere, oggi non ho la, diciamo, la solita, il solito brand che mi connota, che è Wedding, perché poi alla fine tutti mi conoscono appunto come la Wedding Planner di Wedding, che è comunque una realtà che va avanti da 9 anni e che speriamo in realtà possa riprendersi al più presto, non tanto, diciamo, non solo la mia attività, quanto il settore che in questo momento sta particolarmente soffrendo. Però io continuo, provo ad essere quantomeno positiva sia per me che per i miei sposi, perché dobbiamo farlo, non ci resta che farlo. Quindi ovviamente dobbiamo per forza pensare di poter ancora riuscire a fare qualcosa per gli sposi italiani, quantomeno a allora luglio non lo so ancora, agosto e settembre ci speriamo, casomai insomma ci dicano che non sarà possibile, troveremo in ogni caso soluzioni, quindi anche in questo caso sapremo tutti come fare. Abbiamo bisogno di farlo, però nel senso, tolto il bisogno, se ci diranno che sarà possibile farlo, bene, altrimenti non ci dispereremo, ci rimboccheremo nuovamente le maniche e andremo avanti come siamo abituati a farli. E troveremo appunto, sì, infatti Silvana, io ti conosco perché sei una ragazza piena di positività, ti conosco già da 5-6 anni, e poi ti ho conosciuto durante una cena organizzata da te, perché sì. Io ti ho conosciuta in quel contesto, devi sapere, tutti sanno che a me piacciono le cose particolari, le cose innovative, le cose fuori dal comune, e sono stata invitata ad una cena organizzata da te. Era una cena tra sconosciuti, un modo per conoscere gente nuova, condividere una cena, un'esperienza meravigliosa che credo tu debba ripetere, ripeterai nei prossimi giorni. Ne vogliamo parlare? Allora, assolutamente sì, e penso che tu sia l'ambassador perfetto per poter parlare di questa cosa, perché chi più di te che l'ha vissuta può riconoscere questo ambiente. Perché nel frattempo, dopo tanti anni di cena al buio, appunto a casa mia, che tornata da Milano, esatto, ad un certo punto avevo voglia e desiderio appunto di condividere il mio spazio, la mia nuova casa, con persone che non conoscevo, per conoscere persone nuove. In realtà piano piano è un progetto che si è evoluto diciamo, si è anche concretizzato, quindi adesso ha un nome e si chiama Amazin. Infatti proprio qui sotto ti ho messo Be Amazin, che è così, perché così ci trovano sia sul sito che su Instagram che su Facebook, perché Amazin, Be Amazin è un progetto che in realtà coinvolge persone che hanno questo grande desiderio di confrontarsi con persone diciamo che sicuramente che non conoscono, ma davvero, diciamo, con la necessità di voler condividere nuove esperienze, che sono praticamente date chiaramente dalla voglia di confrontarsi per l'appunto con persone che non sono la loro solita cerchia di amici. Da dove è nata questa voglia? Per essere obiettivi anche nel giudizio, giusto Silvana? Come? Per essere anche più obiettivi nel giudizio. E per allora, questo è un buon punto di vista, ma sicuramente non si tratta soltanto di giudizio, ma anche del desiderio proprio di, alle volte, allora questi, noi li chiamiamo retreat, perché retreat è un termine che abbiamo mutuato dagli americani, come al solito, che significa ritiro, che va molto di moda in questo momento, quindi ci sono dei retreat yoga, piuttosto che c'è dei ritiri, quindi della gente che ha questo desiderio appunto di ritirarsi
per stare da sola con se stessa piuttosto che con persone con le quali condividere una passione. In questo caso quello che va a condividere è proprio la voglia di potersi confrontare su temi differenti, laddove magari una persona che in un determinato momento sta vivendo un periodo di transizione particolare perché ha voglia di reinventarsi, cambiare lavoro piuttosto che conoscere persone nuove, diverse, e questo è, non è stimolata a farlo nel suo solito ambiente, incontra Amazon per portarla a spingersi oltre i propri limiti, laddove sappiamo perfettamente che i limiti poi sono solo ed esclusivamente mentali. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo organizzato sia soltanto delle cene, quindi nelle quali appunto la gente si può incontrare, quelle che tu hai già vissuto, che si chiamavano appunto, erano cene al buio, adesso hanno un nome, si chiamano Amazon Dinner, e poi la possibilità di farlo anche per un weekend o per una settimana. E che cosa è successo poi? Che è arrivato il Covid-19 ad interromperci tutto quanto, e quindi noi abbiamo deciso di cominciare a fare quantomeno i ceni o diciamo a modalità pranzo fatti online. E abbiamo cominciato a sperimentarlo, e la prima sperimentazione è andata molto bene, e dalle prossime in realtà abbiamo coinvolto in questo progetto una serie di chef piuttosto noti pugliesi che interverranno per la preparazione di alcuni piatti, perché poi mentre nelle cene normali la gente chiaramente viene soltanto a cenare, qui cucina anche, quindi non solo impara a cenare, ma mentre impara a cenare, impara a cucinare, conosce anche persone nuove, quindi interagisce con loro tramite sempre spunti che noi andiamo a dare durante il pranzo o la cena, quindi spunti conversativi, provocazioni. Esatto. Silvana, dunque si cucina tutti insieme in diretta streaming? In diretta streaming privata, però non è una cosa pubblica ovviamente, perché come ben sai queste cene peraltro alle volte tirano fuori diciamo la volontà degli ospiti di magari volersi appunto confrontare su temi estremamente privati, e lo fanno, continuano a farlo anche online. Noi ci siamo stupiti, Mari, ma devi sapere che non è addirittura pensavamo che ci sarebbe stato un limite dello schermo, e invece no. Lo fanno anche online, perché si aprono comunque a persone che, sebbene diciamo l'ora prima non conoscevano, dopo 3 ore invece possono assolutamente dire di averla conosciuta, di aver potuto parlare, aver potuto conoscere nuova gente, confrontarsi, e poi magari insomma continuano a confrontarsi anche successivamente, chi lo sa. Ma sì, perché evidentemente si crea una bella situazione, una bella sinergia, e quindi non è un monitor a interromperle. No, cose belle. Assolutamente sì, assolutamente. Vedi, come, sì, come potete ben vedere, cari amici che ci state seguendo, questo non è un momento di stallo, ma può essere un momento di transizione, e magari possono nascere nuovi progetti. Non si stoppano delle cose che magari si erano in precedenza pianificate, ma possono trasformarsi. Siamo in un periodo di transizione, di trasformazione, ma con creatività e la giusta predisposizione si può andare avanti comunque. Silvana, mi fa piacere che giusto. Hai sempre cose belle in mente, tra le mani. Brava, mi fa piacere. Noi non ci vediamo spesso, ma vedo che nulla è cambiato dall'ultima volta che ci siamo visti a cena. No, anzi, brava. Purtroppo la creatività è una di quelle cose che continua a peggiorare con l'età, devi sapere questa cosa, che purtroppo più sei creativo e più peggiori col tempo, insomma, un po' come di quelle cose che ti porti dietro e che continuano sempre a torturarti. Vabbè, poi nella vita, però... Noi siamo dei porto, quindi penso che ne avremo ancora per molto. Silvana, io ti ringrazio per questo collegamento. Ovviamente alle prossime cene a parteciparvi, anche perché mi piacerebbe avere un po' il tuo punto di vista sulla differenza. Sì, appunto, tra ma voglio esserci. Più tardi ci sentiamo e ci organizziamo. Voglio esserci perché voglio sperimentare questa cosa qua. Perfetto, grazie di avermi ospitata. Silvana, grazie. E grazie, ti faccio tanti auguri. Ci grazie, sentiamo presto. Grazie mille anche a te. Ciao Mari. Ciao. Grazie Silvana. Ciao. Ciao.
è sempre restando nel mondo così femminile, abbiamo un'altra imprenditrice, una nostra amica, pensate, una curiosità, lei è laureata in lettere, ma si occupa di beauty. Buonasera Lorena Grieco, ciao! Ciao Mari, buonasera a tutti quanti. Sì, hai detto bene, laureata in lettere, poi ho scelto, insomma, il mio hobby è diventato il mio lavoro e viceversa, ecco. Bene, Marilena, come stai? Io sto bene, stasera ho messo la giacca perché dopo incontrerò un'amica con la quale ho da dirmi qualcosa, restate collegati perché poi capirete perché. Quindi sto bene, vivo ormai in maniera virtuale insieme a tutti gli amici, tutti i collaboratori, ma sono contenta perché vedo, specialmente stasera c'è una positività che leggo nelle vostre parole, nei vostri occhi, quindi mi auguro che possiamo mantenerla tutti. Tu come stai? Parlami un po' del tuo settore. Allora, diciamo che questo... Innanzitutto diciamo di cosa ti occupi. Allora, io ho un centro estetico a Molfetta, Elisir Nails Beauty Makeup, adiacente via San Francesco d'Assisi, 4446. Ora, quando ci passo e vedo la mia serranda abbassata, mi viene soltanto da piangere, però, come dicevi tu, è un periodo di transizione questo e quindi, stando a casa, cerco comunque di pensare cosa migliorare e sto un attimo riprendendo da dove appunto avevo lasciato. La cosa che vorrei puntualizzare, soprattutto in questo periodo, è semplicemente una. Mari, io ti ringrazio per l'opportunità che mi stai dando questa sera, ma ci tengo molto a questo messaggio. Volevi lanciare un messaggio e mi fa piacere perché quando voi amici, persone che insomma ho incontrato nella mia vita, utilizzate questo Quarantena Time Next, questo strumento, questo mezzo per poter comunicare e lanciare dei messaggi, a me non può che riempirmi d'orgoglio, io vi faccio intervenire molto volentieri. Vai. Ok, questo appunto è un periodo un po' particolare, io sto investendo, l'ho sempre fatto, perché avendo un centro estetico per me è assolutamente normale indossare mascherine, guanti, camici, internet, monouso, di tutto, di più. Purtroppo questo è un periodo particolare perché pare che ci sia uno stop sul make-up. Non ti nascondo che molte spose quest'anno, le spose di quest'anno del 2020, hanno rinviato quasi tutte i loro matrimoni. Noi avevamo anche numerosissime clienti da altre regioni d'Italia che avevano scelto la Puglia per sposarsi. Hanno tutte rinviato al 2021 per un motivo. 2021, sì, ovviamente l'anno prossimo, perché attualmente ci dicono dal Ministero della Salute e della Sanità che il make-up è un servizio che non si può effettuare. Poiché appunto l'utilizzo nonostante... C'è poco distanziamento? Troppo contatto con la cliente, troppa vicinanza e ovviamente diciamo il Covid... per chi magari sia un portatore asintomatico lo si può trasmettere anche dalle congiuntive, quindi nonostante ovviamente si sterilizzano come di buona norma e si disinfettano i pennelli da una cliente ad un'altra, al momento c'è questo stop. Ovviamente, come prima dicevano gli altri colleghi, perché io ci ho seguito dall'inizio, è un periodo in cui c'è poca chiarezza. Nel senso che io ricevo costantemente, anche ora mentre ero in collegamento mi arrivavano i messaggi su WhatsApp dalle mie clienti che mi dicevano: stai organizzando una lista d'attesa? No, io non sto organizzando nessuna lista d'attesa e so che molte mi stanno guardando per un semplice motivo, perché per quanto riguarda il campo estetico una data certa non c'è. La ripresa della seconda fase parte sicuramente dal 4, ma noi non siamo tra le attività che riprenderanno il 4, che continueremo a riprenderete, non si sa. Marilena, non si sa assolutamente. Addirittura davano io ovviamente i dati che ti riporto sono quelli di Confestetica, quindi non sono cose diciamo che sto dicendo io così.
ma sono dati certi. Al momento Confestetica lascia ancora alla data del 25 maggio. Ci hanno detto forse se riusciamo a lavorare, a raggiungere un accordo qualche giorno prima, una settimana prima, ma io per non illudermi e per non illudere tutte le mie clienti, dico 25 maggio, poi staremo a vedere cosa succede. Perché non c'è una chiarezza, perché ad esempio in un centro estetico io lavoro su appuntamento, ho il centro estetico diviso in cabine, sono forse uno tra i primi centri estetici di Molfetta che si è inaugurato con il nuovo regolamento comunale e della ASL, quindi per quanto riguarda i ricicli dell'aria, tanti diciamo DPI per quanto riguarda la sicurezza, igiene e sicurezza sul lavoro. Però effettivamente non sappiamo niente, perché tutti parlano di metratura, rapporto di metri quadri tra operatore e cliente. Non ci hanno spiegato nulla, da Roma non arriva niente. Quindi io la cosa che dico per tranquillizzare le mie clienti è che sicuramente io, come ho sempre lavorato, continuerò sempre a lavorare, continuerò sempre a utilizzare la mia autoclave, i miei, diciamo, dispositivi di sicurezza, della mascherina, i guanti, sarà tutto normale. L'unica cosa che mi mancherà saranno gli abbracci, quello purtroppo non possiamo farlo. Il mio centro estetico apparirà spoglio perché in questi giorni lo sto rivoluzionando. Perché dovremo togliere, smantellare sale d'attesa, divanetti, dovremo togliere tutto, non ci saranno più opuscoli, non ci dovrà essere più niente, sembreranno delle stanze fredde di sale Fredde. operatori, ecco. Infatti ti avevo mandato, ti ricordi, quella foto da Messenger del mio nuovo abbigliamento? Eh sì, però insomma, chissà, Va bene così, sarà va un bene periodo. così. Sì, pur di lavorare, pur di, insomma, di ripartire, dobbiamo avere un po' di pazienza. Dobbiamo Sì, essere bravi anche in assolutamente. questo. Lorena, Assolutamente. io che dirti, se non vuoi aggiungere altro, ti do la possibilità, anzi, ti invito, è brutto dire ti do la possibilità, io ti invito nuovamente, magari quando sei prossima all'apertura, alla riapertura, di intervenire e magari annunciare, insomma, che il tuo centro è riaperto alle tue clienti, magari se possiamo ci colleghiamo proprio dal tuo centro per Assolutamente, vedere mi un po' come farebbe sei organizzata. Lo facciamo con immenso molto piacere. piacere. Io ti E allora ringrazio per questo e No, invito figurati. comunque tutte le clienti e clienti ad affidarsi a centri Qualificati, qualificati con professionali. dei professionisti, perché è brutto dirlo, ma viviamo nell'epoca della multimedialità, quindi Facebook ti mostra di tutto. Ora, le polemiche le voglio lasciare da parte, però è importante anche per il nostro lavoro, è un lavoro artigianale ed è un lavoro che non può essere svolto in maniera da ambulante. Ecco, mettiamo questo termine. Quindi, Sì. è giusto che la clientela si rivolga a dei centri specializzati e penso che questo sia un pensiero che condividano con me colleghi parrucchieri, truccatrici, dermopigmentiste, barbershop. C'è un perché, noi siamo la differenza, facciamo la differenza, ma soprattutto la cliente deve ricordarsi che a casa ha una famiglia, ci sono dei bambini e in questo periodo così particolare della nostra vita, dobbiamo mettere avanti la sicurezza e poi tutto il resto. Esatto, sono d'accordissimo. Con questo messaggio importante, insomma, io direi che abbiamo detto tutto. Sì, assolutamente. E insomma, io ti ringrazio e ci rivediamo magari dal mio centro Con estetico, una immenso diretta. piacere. Quando sei pronta, mi avvisi tu. Ci Io aggiorniamo. veramente, quando sei organizzata nel tuo centro, con tutti i tuoi strumenti di lavoro, io sono lì pronta per te. Va bene? Ti ringrazio Marilena, grazie Lorena, mille, grazie, ti ciao. abbraccio, buona Buona serata, serata, ciao. anch'io. Ciao ciao. Ciao.
Allora, ragazzi, prima di passare alle notizie, agli aggiornamenti ufficiali con la nostra giornalista Paola Copertino, io desidero salutare con veramente tanto piacere una mia cara amica e qui con noi Elvira Santoro. Buonasera, Elvira. Ciao! Elvira, ma anche tu hai messo la giacca? Buonasera. Noi oggi ce l'abbiamo fatta. Come stai, figa? Non si può dire. Ma grazie. Come stai bene? Ti trovo bene, in perfetta Aspetta forma. Alzo sul microfono. Io con Elvira mi sono sentita la prima volta che mi sono collegata in diretta. Aspetta, su non spoilerare. One moment, please. Non spoilerare. No, per dire, è già passato un mese e mezzo. Certo, cara. Ecco. Allora, ragazzi, buonasera a tutti, prima di tutto. Ciao. Cambiamo un po' aria, mettiamo un po' di brio a questi collegamenti. Anche perché sai che siamo amiche e ci vogliamo un gran bene. Allora, sì. Prima di tutto devo farti i complimenti per questa quarantena time che ti sei inventata. Grazie. Infatti ti hai messo su da donna tosta. Tutti i giorni all'inizio ti sei collegata, cioè, credo. Guarda, all'inizio mi sono collegata col telefonino, il tablet, avevo i libri che facevano da scalini, però piano piano, dai, ci stiamo affinando. Come? Stasera tu non ricordi che la prima diretta 30 puntate fa l'hai fatta con la sottoscritta. Ciao, esatto. Commenti nel frattempo. Ciao. Pasqua Chiarella, ciao. Sì, tu sei stata, c'è anche Gigi. Ciao Gigi. E infatti sei stata proprio la primissima ospite. Yes. Se andate a rivedere su YouTube, perché su YouTube ho messo tutte le puntate dalla prima all'ultima, aggiorno costantemente il mio canale. E sei stata proprio la primissima a collegarsi, quindi hai avuto coraggio più che fiducia. Coraggio. Tu sei stata bravissima perché col telefonino sei riuscita a fare i primi collegamenti e per questo, siccome sai che ci sono dei riti scaramantici da seguire, sì. Il primo collegamento, ti ricordi cosa avevamo? Pronta? Sì, Vai Mari! Avevamo le orecchie! Buonasera a tutti! Ciao! Però facciamo vedere anche che maglia abbiamo. Ciao Mari! Ciao! Ecco, le trade moi! Ci siamo messe d'accordo per indossare la stessa maglia, ma siccome c'è telepatia tra noi... Adesso possiamo essere seri o no? Siamo ancora... Sì, no, io però sulla giacca non ci eravamo messe d'accordo. No, abbiamo messo tutte e due la giacca istituzionale, quella, sai, quella classica. Potere alle donne, potere alle donne. 30 puntate di Quarantena Time e stasera le stiamo, stiamo festeggiando. Grazie, queste... grazie a tutti, tutte le persone che si collegano quotidianamente con noi. Perché in differita appunto su YouTube andate a vedere le puntate, io sono contentissima. Io, Elvira, ovviamente ti ringrazio. Hai avuto tantissime visualizzazioni. Sì. Ma tante. Si spera di andare sempre meglio e comunque sia sono contenta già così perché vuol dire che insomma facciamo informazione, intrattenimento, sempre rimanendo con un certo stile, ecco. Assolutamente. Indossa gli occhiali, dai. Devo mettere gli occhiali, tiriamo via le orecchie, diventiamo seri. Sì, dai. Dai, Elvira, sì, io volevo comunque chiacchierare con te. Basta. Okay. Per capire... Sì. Però non parliamo di cose tristi. Penso no, che no. Le tue dirette sono interessantissime, ho sentito anche alcuni amici prima. Vai. Sono seri. Sì. E dopo... Wow, che carina. Sì, io infatti mi sono ripromessa di ricontattarli prossimamente perché avevo tanti altri amici da ascoltare e lo faremo con immenso piacere. Oggi abbiamo l'arcobaleno dietro di noi, ho cambiato. È da speranza e siamo positive. Boh, quindi brava. Cosa vuoi chiedermi stasera? Di brava. Sì, no, tu noi sei una... Non ne possiamo fare. Tu sei una donna forte, creativa. Sì.
Amante dell'arte. Amante sì. dell'arte. Amante dell'arte per studi fatti. Per studi fatti, appunto. E dell'arte ne hai fatto un mestiere. Sì. Io mi chiedevo di Trademois. Trademois ormai è un brand, un marchio conosciuto ovunque, non solo in Italia, anche all'estero. Sì. E mi chiedevo, proprio in questi giorni, mentre insomma vedevo le tue dirette, perché tu ora vai in diretta anche su Instagram. Sì, diciamo anche. Ma perché non mi hai invitato ancora? Giuro, perché so che sei impegnatissima. Ma la prossima ecco, sì, io la posso... No, vengo. Quando mi chiami, io vengo con immenso piacere. Con immenso piacere, lo sai. E dicevo, mi chiedevo, qual è il paese più lontano, la città più lontana dove hai spedito una delle tue bellissime maglie? Ah, ok. Visto che sei conosciutissima ovunque. Conosciutissima, però insomma, di Trademois adesso si parla abbastanza. Le t-shirt... Anna Valente. È la mia produzione. Vedi, approfitto per salutarla, perché la cosa bellissima è la riuscita di un brand e lo staff e il team che si crea, e soprattutto le belle collaborazioni. Esatto. Io produco, il mio marchio è prodotto in una grande azienda di Bisceglie, e dove io sono la più piccola, il brand più significante. Sì. Con me mi fanno compagnia nella mia produzione Armani, Iceberg. È vero. Di questo ne sono molto fiera e orgogliosa, e devo soprattutto ringraziare loro, la mia produzione, che mi dà questa possibilità. Hanno creduto in me e continuano a supportarmi. Per cui, brava. Guarda, a loro un grazie sentito e di cuore. Questo, diciamo, è una parte fondamentale anche per la riuscita di un brand, perché la selezione dei tessuti, la prima parte della ricerca, la selezione dei tessuti, la qualità dei tessuti, e loro sono davvero, mi affiancano e mi appoggiano in tutto, anche nelle mie pazzie. Brava, è bello sapere che quando trovi qualcuno che ti affianca nelle pazzie è straordinario, vuol dire che c'è qualcuno più pazzo di te. Sì, pazzie comunque sempre molto misurate, anche perché andiamo un periodo dove essere imprenditori diventa... Basta, guarda quanti complimenti stai avendo, bellissimo programma. Grazie. E infatti tra noi ci conosciamo non da tanto tempo, però è nata subito una sinergia, perché crediamo molto nel lavoro di squadra, la catena di montaggio, perché dove non arrivo io ci deve essere qualcun altro che ci arriva, dove non arriva un altro ci devo arrivare io, ed è bello creare... queste sinergie nel lavoro. Tu mi hai accompagnato al Festival di Sanremo, e quest'anno è stata una bellissima esperienza, davvero una bella esperienza, per me è stato un onore, un piacere, e devo dire che in sala stampa, Lucio Dalla, mi guardavano tutti, perché arrivavo tutta colorata, fashion, di tendenza, con queste maglie colorate, e mi ammiravano davvero, mi hanno chiesto di te. Spero di essere stata all'altezza delle tue creazioni. Sei stata un interprete del mio brand, è centrato a pieno. Perché, grazie. Perché molti mi chiedono perché Trademois. Adesso ve lo spiego. Sì, sì, spieghiamolo. Allora, io lo so, sono preparata. Allora, vai. No, quando dillo ho cominciato, io sono uno storico dell'arte. Quindi ho cominciato a disegnare per scherzo, non ho fatto studi prettamente legati alla moda. Avevo però sempre questa propensione alla moda, al bello in generale. Per cui ho sempre portato l'arte all'interno della moda. Cioè, per me la mia t-shirt era una tela bianca. Quindi lo spazio, la creatività, per me era tutto lì, un mondo. E quindi ho cominciato a disegnare. Di lì io sono partita a Milano e per caso ho cominciato a disegnare per un brand. Dopo vedevano che loro erano molto interessati,
Per cui da questo interessamento ho detto, ma chissà che non mi crea un lavoro. Certo. E di lì ho una cosa tutta tua. Prima il mio primo brand in società. Dopodiché, quando ero a Milano, tutti mi dicevano, riuscirai a fare qualcosa se devi credere più in te stessa e uscire in prima persona. Devi rischiare in prima persona, in prima persona, in prima persona. Mm. Per cui cominciavo a disegnare delle storie sulle t-shirt di tre donnine, sempre tre. È vero. Insomma, legato al numero perfetto, tanti significati simbolici. Per cui dico, io da sola ce la farò, ho sempre avuto bisogno. Ovviamente magari c'era un po' di paura. Assolutamente, però, tieni conto che per l'imprenditore in Italia non è per niente semplice. Certo. Cominciare da zero, aiuti zero, soldi pochissimi. Per cui io ho fatto qualsiasi tipo di lavoro, tutti. Anch'io. Io so fare tutto, anche la lavapiatti. Tu sai spalettare i gelati? Ora devi essere brava perché non devi. No, però so mettere i Minion nei vassoi, perché ho lavorato anche la domenica in pasticceria. E quindi ho cominciato a disegnare, poi ho detto, quando c'era da decidere il brand, dico, devo pensare qualcosa che deve rimanere in testa alla gente, dice, ma perché? Perché questo nome? Una, ho pensato alla grande, ma proprio alla grande. Una è Trina, io. Poi oltretutto sono dei gemelli, e quindi un segno già a doppio. Dico, penso per tre. E quindi... Vabbè, positivo, dai. Brava. Quindi tre di me. Tre di me, ma più che altro perché noi donne abbiamo tantissime sfaccettature. Noi siamo mamme, imprenditrici, siamo mogli, e abbiamo tanti ruoli. Per cui siamo complicate. Ecco perché tu ademois. E di lì è partita questa nuova avventura. È nato il brand con lo shop online. Siamo praticamente dappertutto. Spediamo in America, abbiamo avuto clienti in America, in Svizzera, in Nord Italia. Prima mi chiedevi il posto più strano. Sì, più lontano. Il posto più lontano, vuoi sapere, in Russia, non ricordo neanche il nome del giorno, quando tu guarda, brava, andai al mio staff e dissi, ma guardate, ci è arrivato questo ordine, vogliamo crederci. Dopo sono arrivati i pagamenti, dico, ok, possiamo spedire, quindi in Russia. Ecco, questa è la cosa bella di avere il contatto, avere lo shop online e quindi poter... C'è la mia amica Pasqua Corrieri? Sì. Con la quale condivido delle esperienze meravigliose, spesso viaggiamo insieme, mi piacerebbe conoscerti, Elvira. Certo. Lei è un'altra donna forte, piena di energia, positiva, e prossimamente sarà tra gli ospiti di Quarantena Time. Certo, quando vuoi. Sfondi una porta aperta, insomma. Elvira, proprio perché tu sei uno storico dell'arte, per studi fatti, appunto. Sono laureata in lettere con indirizzo storico-artistico, con una laurea e un pittore che mai avrei potuto immaginare. Chi? Ti racconto anche questo aneddoto che è simpatico. Sì? No, ma ti chiedevo, chi è il tuo pittore, il tuo artista preferito? E magari se ci metti... Se ci metti un po' di suo nella tua arte. Molto, mi è molto di ispirazione, perché è un artista moderno, è Bellandi. Io adoro Bellandi. È un artista contemporaneo. Se avete modo, lo adoro. Andiamo a ricercare. Sì, il mio sogno è poterlo conoscere, mi è molto di ispirazione, mi piace molto. Anche lui, secondo me, in alcuni suoi dipinti lega molto il mondo della moda a quello dell'arte. Per cui mi ritrovo molto in quello che sono i suoi dipinti. Lo seguo, ho acquistato alcune sue opere, quello che faccio, appena ho due soldini da parte, compro opere. Bravo. Questa è una cosa che... Sì. Non penso che riusciremo più con i tempi che arrivano. Infatti, comprate Made in Italy, questo lo ricordiamo sempre, che possa essere un prodotto alimentare, che possa essere un prodotto, insomma, per le nostre aziende.
che riguarda l'abbigliamento, qualsiasi cosa dobbiamo ricordare di aiutare l'economia italiana e soprattutto la qualità. Elvira, come ti stai organizzando per la tua riapertura? Quando dovresti riaprire tu? Da quello che si dice, io ho anche un'attività commerciale a Molfetta, ho il Trois de Moi Store. Che si trova in via? Via Giacomo Salepico 48. Benissimo, così ti vengono a trovare. Sì, con piacere, vi aspettiamo con il mio staff e la mia socia. Per cui abbiamo uno store a Molfetta del brand. Salutiamola la tua socia, Rosy. Sì, ma sicuramente ci sta ascoltando. Diciamo la mia socia che condivide con me gioie e dolori, soprattutto dolori. Beh, certo. In questo momento. Ma non dolori, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, di rimboccarci le maniche come siamo abituati a fare e cercare, per quel che si può, di arginare quello che arriverà. E quindi lo store penso... Ciao, eccola, è arrivata lei. È qui, ciao Rosy. E penso la riapertura, non lo so, l'abbigliamento, non ci danno ancora una data certa. Chi dice il 4, chi dice più tardi? E navighiamo a vista. Certo. Ho già comprato qualcosa, visto un'altra. Io mi piace leggere i commenti, mi piacciono tantissimo queste dirette, Mari. Ma ne faremo altre. No, ma sai, è il rapporto diretto. E questo, sì. Tu sei più brava di me, perché tu sei... Sei una giornalista, sei più social. Grazie. C'è sempre da migliorare e da imparare, però. Ma sempre. Grazie per la stima e per il coraggio, come sempre. Elvira, io che dirti, insieme a te aspetto la riapertura della tua attività. Magari ci inventiamo qualcosa per, insomma, essere più vicine alle tue clienti. Siamo di nuovo meno serie. Sì. E che dire, magari la prossima volta che ci colleghiamo lo facciamo direttamente dal tuo store, che ne pensi? Certo, vi aspetto tutti, dal nostro store che è piccolissimo, è una bomboniera, però guarda, ci dà tantissime soddisfazioni, tante, certo. Tante, è piccolissimo, all'inizio dicevo, oddio, dove ci metteremo noi con le clienti? Ma è una bomboniera, è una chicca. Sì, come si suol dire, nella botte piccola c'è il buon vino. Esatto. No, sai cosa stavo notando? Che sto diventando castana. Tirando i capelli su, ho bisogno di fare nuovamente i riflessi qua. Sono diventata scura. Sono diventata riccia, cioè nel senso che io sono sempre stata riccia, ma adesso con la chiusura totale è una forzatura. Ma noi donne siamo comunque belle. Assolutamente, non ci lasciamo abbattere. Io almeno per me mi sveglio la mattina pensando sempre a quello che devo fare, alla t-shirt che non ho Brava. Mai disegnato. Brava. E mi tengo in contatto. La cosa bella adesso con i social. Tramite Instagram, adesso ho imparato a fare le dirette e quindi le nostre clienti che ci contattano, è bellissimo. Brava. Botte piccola, vino buono, come le socie. È il mio rappresentante di Trois de Moi. È bravissimo, guarda, è tutto il nostro staff, non vedo l'ora di vedervi. Dai! Bon. Con questa botta di energia io ti saluto. Ti saluto. Però Elvira, ti voglio sentire nuovamente. Ci diamo un appuntamento già? Sai dove trovarmi. Va bene, tesoro. Ti ringrazio davvero per questo collegamento. L'altra, guarda, sto seguendo un comico che mi faceva ridere questi giorni. Perché dice: siamo più impegnati questi giorni a saltare tra la diretta del trucco, il tutor, la lezione di cucina, la diretta con ma guarda, infatti io devo dirlo che inizialmente per me fare le dirette era abbastanza semplice perché quasi nessuno le faceva, quindi tutti erano disponibilissimi. A un certo punto ho visto che tutti erano occupati in altre dirette.
Io comunque fortunatamente ho tanti amici che possono intervenire, quindi comunque sia io rispetto tutti, attendo, vi voglio comunque sempre tutti con me, quando ce n'è la c'è la possibilità io mi fa piacere sentirvi e abbracciarvi virtualmente. Ma sì, sì. Con la speranza sì, di vedervi quanto prima. Quando Elvira, vuoi, sono a disposizione, cara. Grazie, grazie tesoro, sei unica. Grazie a te. Ti saluto con questa scritta tra di moi. Hey, Mari. Ciao Elvira, ti abbraccio. Ciao a tutti e grazie. Ci vediamo presto. Ciao. Grazie. Ciao cara. Ciao. E adesso come sempre per noi c'è la nostra inviata ufficiale Paola Copertino per le informazioni. Buonasera Paola. Ciao Marilena, un saluto ad Elvira che io ho seguito nelle tutte le sue tappe, da quando era storico dell'arte fino alle prime creazioni, al suo primo negozio e fino adesso. Quindi ormai, anche perché abitavo a sua casa, quindi la conosco da una vita. E quindi mi fa piacere vedere questa carica, queste prospettive, gli obiettivi che hai raggiunto. E quindi sono felicissima per lei e la saluto con affetto. Allora, fra le notizie positive, dimmi, Mari, vai. Dimmi tu. Allora, fra le notizie positive abbiamo che... perché è ancora collegata con noi. Ah, mi fa piacere. Allora, fra le notizie positive ci sono gli 8 casi, quindi, che sono, insomma, stanno scendendo piano piano, si aspettano gli esiti degli ulteriori tamponi e quindi si passano a una nuova fase. Ma senza allentare, diciamo, le restrizioni, non tutti liberi tutti, ma con precauzioni, rispettando ancora le distanze e ancora utilizzando le mascherine. Ancora una volta il sindaco raccomanda quindi attenzione, però va tutto meglio, insomma si passa, diciamo, si guarda l'arcobaleno, come si dice. I buoni spesa si stanno adesso verificando i controlli e le autocertificazioni per vedere se è tutto a posto, perché bisogna aiutare sì, ma chi ha veramente bisogno, quindi verifica delle autocertificazioni. Intanto sono iniziati i lavori nelle sale operatorie di Molfetta e fra 20-25 giorni quindi le sale saranno efficienti e torneranno anche i reparti che in questo momento erano stati trasferiti o bloccati a causa Covid. Quindi abbiamo queste belle notizie. E poi continua la consegna di tablet e PC agli studenti delle scuole superiori di Molfetta, che grazie alle associazioni di volontariato possono continuare la didattica a distanza. I volontari del SER, della Misericordia, si stanno recando presso gli istituti, prendono in consegna i dispositivi informatici che poi portano direttamente presso le abitazioni dei ragazzi meno abbienti o che hanno avuto problemi o che servono più PC, naturalmente essendo più ragazzi in una stessa famiglia. Nessuno quindi deve rimanere indietro e quindi non mancano però le iniziative, fra queste anche Laptop Felice, che è un'organizzazione di genitori volontari preoccupati per la difficoltà di accesso alla tecnologia di alcuni studenti durante la scuola a distanza, con l'obiettivo quindi di non lasciare nessuno indietro. Laptop Felice raccoglie vecchi laptop in disuso da parte di privati oppure di aziende, dopodiché gli fa una pulizia, la formattazione da parte di tecnici e poi vengono ridistribuiti tramite, insomma, una rete creata anche con gli stessi insegnanti che si occupano di individuare gli alunni che ne sono sprovvisti e quindi li riforniscono. Ci sono dei punti in ogni città, ci sono dei punti di raccolta, infatti questa una rete comprende anche le città di Molfetta, Trani, Biceglie, Terlizzi, Bari ed Andria, ma altre se ne stanno ancora aggiungendo. E quindi dall'organizzazione quindi fanno parte anche insegnanti, quindi genitori e una rete che si è creata, quindi aziende e pubblici e cittadini privati. E abbiamo anche questa bella notizia, però io voglio dire che in giro la gente è un pochino stressata e soprattutto anche tanti genitori, perché naturalmente questa didattica a distanza e anche gli stessi insegnanti, soprattutto quelli che non sono abituati a rapportarsi con le tecnologie, ci sono ancora un po' di problemi, lo ammetto, io sento molto, mi contattano, alcuni hanno problemi, alcuni compiti non erano stati inseriti in piattaforma, alcuni, quindi alcune verifiche risultavano mancanti, alcuni compiti,
insomma, ancora, perché è una novità per tutti, ci si sta adeguando a tutte queste nuove situazioni e non è semplice, né per i genitori che devono seguire per la prima volta tanto più figli, né per i docenti che devono fare online consigli di amministrazione, consigli di classe, consigli di tutto, rapportarsi con insegnanti, rapportarsi con docenti. Insomma, ci sono ancora un po' di problematiche di questo. E poi chiedo un minimo di rispetto anche per la nostra professione di giornalisti, perché non è semplice sul campo. Stamattina mi è capitata una cosa non piacevole, io lo dico. Come ho riferito tutte le cose belle... Che è successo? Io lo accenno, non voglio suscitare assolutamente polemica, però in questo momento c'è bisogno di tanta vicinanza, di tanta educazione e correttezza, e soprattutto per chi è fragile, trattare meglio la gente. Stamattina io volevo testimoniare l'operato di tante associazioni di volontariato. Vicino alla stazione di Molfetta, a quanto pare, c'erano due macchine dei carabinieri e due ambulanze, perché pare che un signore non si fosse sentito bene, ma non per il Covid, a quanto pare, era soltanto qualche situazione che aveva bevuto. Dopodiché sono scesa giù, io ho visto ancora due ambulanze e c'erano, mi sono fermata, ho fatto una foto alla stazione, naturalmente da lontano, senza far vedere niente. E stavo facendo la stessa cosa, in senso positivo, per testimoniare che oltre al Covid c'è tutto, ci sono le emergenze normali, c'è tutto il lavoro di realizzati, di tutte le situazioni che loro comunque trattano. Sono stata affrontata molto malamente e con mancanza di educazione. Sì, mi è stato detto allontanati, non in maniera corretta, mi è stato detto non ti sequestriamo il telefonino. Ma addirittura. Io lo dico perché ho detto, a me non ha fatto, io stavo lavorando come stavano lavorando loro, quindi a me è dispiaciuto molto. Io non avrei mai preso per deontologia proprio per quel posto che ho fatto. Noi conosciamo la carta di Firenze, le carte varie per quanto riguarda la deontologia. Non avrei mai ripreso la questione, la persona che era in questione. Però era soltanto per testimoniare il lavoro svolto. Mi dispiace, mi è stato detto, vatti a fare una passeggiata. Come loro stavano lavorando, stavo lavorando anch'io. Il rispetto per tutti al primo posto. Ma erano ragazzi dell'associazione oppure erano dei parenti del signore? Era anche il 118, stavano lavorando. Io mi sono messa a un lato, non stavo disturbando, volevo fare delle foto per testimoniare, ma non avrei mai ripreso, giustamente, ma mi sembrava logico. Ma la persona avrei soltanto ripreso le macchine, le ambulanze, per dire anche in questi momenti si lavora, c'è richiesta, c'è bisogno. Loro sanno benissimo, io naturalmente ho risposto, mi si è avvicinata questa persona malamente, io ho detto sono una giornalista, sto facendo il mio lavoro, lei mi ha allontanato malamente, io ho detto che mai avrei offeso nessuno, riprendendo quella persona, oltretutto era anziana, quindi era assolutamente impossibile, dopo che la prima cosa che ci ho tenuto a fare è stato qualificarmi, avrei anche mostrato il tesserino. Non si fa. Allora, così. Io penso che il signore in ascolto può sicuramente intervenire, non oggi o nei prossimi giorni per chiedere. Succede, io questo è per testimoniare che c'è anche tanto nervosismo, c'è tanto, però bisogna, ho detto, non sarà facile la ripresa, perché ci sono anche tante emergenze, ci sono anche tante situazioni, nervi non stabili, e questo non è semplice. Stanno aumentando tanto le violenze sulle donne, stanno aumentando tanti anche i casi in cui faremo ricorso a psicologi, a psicoterapeuti, perché questa quarantena, tante persone in casa, chi è in solitudine, può provocare, e anche lo stress dal lavoro in queste condizioni, come dicevano loro, mascherine, tutte queste cose, non si è abituati, certe professioni hanno un sovraccarico di stress non indifferente, quindi pensiamo anche a loro. Pensiamo anche a loro, anche a un supporto, perché è giusto. Va bene, altre belle notizie, Paola. E poi chiudo perché so che, dimmi, forse abbiamo sforato, vuoi dare spazio agli altri ospiti? Assolutamente sì. Dai un'altra good news e poi chiudiamo e ci risentiamo lunedì.
Open Fibra, fibra ottica già disponibile nel 70% delle abitazioni della città. I lavori di Open Fibra per l'installazione della fibra ottica ultraveloce in città hanno subito una forte accelerazione nel periodo della quarantena per il Covid. A oggi circa il 60% delle abitazioni sono coperte dalla nuova infrastruttura. Per verificare a caso in ufficio se è già disponibile una nuova rete, occorre collegarsi al sito www.openfiber.it ed indicare via il numero telefonico. Una volta constatata la disponibilità della fibra, appaiono tutti gli operatori internet con le loro relative offerte commerciali. Open Fiber, infatti, non è un servizio direttamente al cliente, ma offre l'accesso a tutti gli operatori del mercato interessato. Quindi il progetto Open Fiber Morfest, al fine di limitare il più possibile l'impatto degli scavi, prevede il riuso di cavi già utilizzati o infrastrutture di rete già esistenti. L'infrastruttura in fibra ottica si estende per poco più di 130 km, 61 dei quali realizzati attraverso il riutilizzo di reti aeree e interrate già presenti in città. Quindi ancora una volta si tiene presente anche la città e a non, insomma, a non deturpare ulteriormente il territorio. Un abbraccio a tutti, scusate, però i giornalisti sono anche quelli che stanno sul campo e stanno anche, come Nando Nunziante, stanno pagando, comunque in prima linea sono tanti tanti che stanno lavorando, oltre gli operatori, i forze dell'ordine, i commessi, ricordiamo tutti quanti, ma anche i giornalisti sono impegnati in prima linea a fornire in continuazione notizie che voi vedete o seguite. Un abbraccio a tutti e buonasera! E noi ringraziamo te come ringraziamo tutti gli altri colleghi. Grazie Paola, ci risentiamo sicuramente lunedì. Ti abbraccio. Grazie ciao, per il ciao, lavoro. Ciao a tutti. Ciao, ciao. E nella nostra trasmissione non può mancare la rubrica salute, quindi qui con noi abbiamo come sempre ormai è di casa il nostro ospite, biologo nutrizionista Giovanni Favuzzi. Giovanni, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti, ciao Marilena. Ho ascoltato ciò che è venuto a Paola. Si è impallato un po' il programmino. C'è Giovanni? Sì, ci sono. Ciao Mari. Sì, io però non riesco a metterti in con me. Qui eccoti. Mannaggia, aspetta un attimo solo. Eccoti qua. Buonasera Giovanni. Ciao Mari, buonasera a tutti. E ho sentito quello che è avvenuto. Ho sentito quello che è avvenuto a Paola, lo spiacevole episodio che è avvenuto a Paola mentre faceva il suo lavoro. Vabbè, sono cose che capitano. È un momento un po' delicato questo. Io non lo sapevo, non me l'aveva raccontato, sono rimasta un po' così. Senti Mari, stasera... Giovanni, di cosa vuoi? Tu, sì. Allora, ascoltami, io ho sempre fatto il nutrizionista nelle tue trasmissioni, ma oggi voglio raccontarti un'altra cosa. Non parlerò di alimentazione, ma parlerò di un'altra cosa. Una cosa che ovviamente mi vede in prima persona, perché io... in ospedale non faccio la professione del nutrizionista, mi occupo di altro, perché lavoro in un laboratorio di emostasi e trombosi qui a Casa Sollievo e mi occupo quindi di tutte le patologie legate alla coagulazione del sangue, quindi sia sul versante emorragico che sul versante trombotico. Non so se lo sai già o hai avuto modo di leggere sui giornali, qualche giorno fa sul Messaggero è stata pubblicata una notizia che l'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato 14 centri in Italia per studiare l'eparina sui pazienti con infiammazione da Covid. Cioè praticamente questa Agenzia Nazionale del Farmaco ha detto a 14 ospedali e in Puglia, Casa Sollievo della Sofferenza, nonché il laboratorio dove lavoro io, e in Puglia è stato autorizzato solo Casa Sollievo
per sperimentare l'eparina sui pazienti affetti da infezione da coronavirus. Questo perché? Perché facendo alcune autopsie e studiando i polmoni dei pazienti affetti e ahimè deceduti da Covid, hanno visto che non è l'infezione da Covid che porta a un'evoluzione negativa, ma sono le complicanze derivanti dall'infezione da Covid. Mi spiego meglio. Hanno già una patologia? No, l'infezione, ok, arriva il virus che ti infetta, ok? Dopo l'infezione parte una risposta infiammatoria. Successivamente che cosa succede? Viene innescata la coagulazione, una coagulazione patologica all'interno dei polmoni, ok? E questa coagulazione patologica porta alla formazione di tessuto fibroso, porta alla formazione di microtrombi all'interno del polmone, che lo rende rigido in maniera tale che non riesce più a svolgere la sua funzione respiratoria. Sì. E che porta quindi il paziente ad una insufficienza respiratoria. Quindi si è visto che utilizzando questo farmaco, l'eparina, che è un anticoagulante, ok, si cerca in questo modo, con l'utilizzo dell'eparina, a minimizzare questa conseguenza. Ho capito. Quindi si sta cercando di fare degli esperimenti per cercare di... si vuole individuare quale potrebbe essere il dosaggio utile. Io ti chiedo scusa, no, mi è venuto da ridere perché quando ti colleghi tu si collegano tanti amici che non vedo, quindi vedo che hai un'ottima influenza. Non volevo, guarda, anzi è molto interessante quello che stai dicendo. No, vabbè. Però ora iniziano, ecco, perché tu hai... Ora iniziano, immagino. Hai il tuo staff, quindi, comunque, il tuo... Scusami. I miei follower. Comunque, niente, il messaggio è questo. Il messaggio è questo, perché non voglio essere molto tecnico, voglio essere molto, molto semplice. Il messaggio è questo, che tra i vari farmaci che abbiamo sentito nominare in televisione è rientrata anche l'eparina a basso peso molecolare tra i farmaci impiegati per minimizzare le complicanze da infezione da Covid. Per due motivi. L'eparina serve, uno, a evitare la formazione di trombi all'interno dei polmoni, due, perché ridi? Perché ho letto Domenico che cosa ha scritto, è vero. Domenico, che cosa scrivi? I tuoi follower? scusami, questo deve essere un momento serio, dai. No, vabbè, non ti preoccupare, tanto poi alla fine voglio dire... Lo sai Mimmo che cosa mi ha detto prima? Mimmo prima mi ha scritto. Domenico De Stena. Quello che ha scritto. Ah, Domenico De Stena. Domenico, se hai coraggio, intervieni. I tuoi follower. Vabbè, dai, comunque, niente. Dai, prima l'hai detto prima. Quello. No, poi te lo dico, ora non te lo posso dire, te lo dico nell'orecchio. Quindi niente, tutto qui. Ti volevo solamente dire questo, che siamo praticamente impegnati a sperimentare l'eparina per cercare di individuare il dosaggio. Perché ridi? Ma quello che altro ha scritto? Niente, no, è perché ora se quel momento in cui non devi ridere ti viene da ridere. Quindi siete impegnati? Vabbè, niente, basta, va bene così. No, è vero, no, dai, è vero, ho detto quello che c'era da dire, l'ho detto, che praticamente c'è quest'altro farmaco che è l'eparina e speriamo che porta dei buoni risultati per fronteggiare questa infezione. Sì, perché ridi? Perché a me poi i messaggi arrivano dopo. Loro mi fanno ridere, no, Alessandro Binetti ha scritto, un momento serio con Giovanni, bello simoro. Cioè così ti trattano i tuoi amici? E vabbè, che vuoi da me? Quelli sono amici, sono a grid, che vuoi? Sono a grid. Anche tutti fanno tutti parte dello staff a grid.
Tu immagina se, perché io e te inizialmente avevamo pensato ad un altro argomento stasera. Eh sì, perché quando abbiamo detto che parlavamo di pesce e poi mi hai detto che parlavamo di un altro argomento, mi sono... Appunto, tu immagina che cosa sarebbe... Quando mi date in diretta voglio parlarti di un'altra cosa, mi sono un po' agitata perché siccome ti conosco anche, diciamo, da una vita, e capito, poi tra i tuoi amici stanno svelando un po' i segreti, che insomma sei una persona anche molto simpatica, di compagnia, e quindi sai, mi sono agitata un po', no, però hai parlato di anticoagulante. Però è meglio che non ho parlato del pesce, è meglio che non ho parlato del pesce, perché tu mi immagini se avessi parlato del pesce. Ma dai Giovanni, per favore. No, ma basta, dai, sono già le 10, ma tu possibile? Sono già le 10, oggi abbiamo allungato molto i tempi, tu è tardi, tu a quest'ora stai già al secondo sonno. Io mi sveglio presto la mattina, io alle 6:30 sono già operativo. Ha ragione, che come a noi che ci svegliamo alle 8, va bene. Dottore, io la ringrazio per questo collegamento, per queste informazioni utili. E quando vuole è sempre ben accetto nel nostro programma Quarantena Time Next. Va bene, ci riaggiorniamo nei prossimi giorni. Ciao Mario, un abbraccio. Ciao Giovanni, ciao, buonanotte. Oh, allora ragazzi, la nostra trasmissione non termina qui perché abbiamo altri ospiti. Io sono molto legata a questa ragazza, lei è una collega, è giornalista ed è conduttrice. Dovete sapere che tra noi conduttori non c'è il più delle volte è così, non c'è competizione ma c'è collaborazione. Tante volte può succedere che magari specialmente in estate le serate possono accavallarsi, cosa che sicuramente non accadrà nell'estate 2021, no? E tante volte ci si scambiano i lavori. Questo è quello che accade con la mia collega con la quale ci stiamo collegando in questo momento, e ve la presento. Emma Celie. Buonasera. Ciao, Emma. Elena, come stai? Io sto bene, mi fa davvero tanto piacere vederti. Anche a me tanto, Marilena, sono lieta di essere nel tuo format, nella tua trasmissione, grazie per avermi invitata. E è vero, questa estate probabilmente non creerà situazioni di accavallamento, ma potranno crearsi situazioni di accavallamento di streaming, perché adesso le trasmissioni, insomma, su web proliferano. E tu hai avuto un'idea veramente, come si suol dire, giusta, al momento giusto. Hai dato voce a tante persone, hai dato voce al territorio, e quindi hai fatto una cosa molto bella perché hai reso un servizio molto importante. Grazie, io ti ringrazio che lo abbia apprezzato tu, anche perché tu sai com'è il mondo dell'informazione e dello spettacolo. Diciamo, è un'arma la nostra, e bisogna saperla utilizzare, saper dare le informazioni giuste, saperle filtrare, saperle anche comunicare, e fare comunicazione è davvero una cosa importante, e quindi sapere che tu abbia apprezzato quello che ho potuto fare mi fa davvero piacere, grazie. Marilena, come stai? Io sto bene, sto molto bene. Faccio mio il concetto di relatività di Einstein. Sto bene, io sono bene in Cari, ho una casa confortevole che in questa quarantena, insomma, mi fa stare anche psicologicamente bene. Pertanto già questo è sufficiente. E poi da creativa un momento del genere può essere un momento di concentrazione maggiore, di riflessione. La creatività, è vero, si nutre di interattività, ma in certi momenti occorre anche trovare un habitat diverso perché questa possa venire fuori bene e potenziarsi. E noi che viviamo di questo, chi lavora nell'ambito, insomma, della comunicazione, dell'entertainment, deve attingere continuamente al serbatoio della creatività. E allora di questo momento così
particolare, ne faccio virtù. E cerco di trarre il meglio, assolutamente il meglio. Ecco, in questo momento mi sento affacciata a una finestra che non ha vista mare, lo siamo un po' tutti. Però comunque continuo a dipingere orizzonti azzurri, continuo a disegnare. Che bella immagine. Bravo. È proprio così, è il mio slogan. Ho pensato a quello che ti sto dicendo qualche tempo fa, mi sono detta, chissà quando riprenderemo a fare serate, chissà quando riprenderemo a insomma, costruire eventi, a parteciparvi anche da ospiti. E allora intanto progetto delle cose e mi attrezzo per quello che sarà il domani, il futuro, la ripartenza, perché prima o poi ripartiremo anche noi. Esatto, ma soprattutto la cosa importante, credo questo, Emma, io ho pensato questo, bisogna creare, continuare a creare un filo conduttore tra quello che c'era prima e quello che ci sarà domani. Non dobbiamo fermarci perché siamo in un momento di transizione, dobbiamo essere modulabili, ecco, dobbiamo adattarci, quindi dobbiamo pensare a questi format, dobbiamo pensare a come abbiamo sentito prima Silvana Di Niso, bisogna pensare a delle dirette, delle cene organizzate in diretta con dei cuochi, non perderci di vista e non perdere di vista quello che stavamo facendo prima. Certo, Marilena, ciascuno nel suo ambito, ciascuno di noi può portare qualcosa di buono, farlo attraverso una modalità impensata, impensabile fino a qualche settimana fa, perché il nostro lavoro si nutre anche di quell'empatia che solo il contatto diretto, la fisicità ti può dare in maniera forte, ma è anche vero che se ti adatti vai oltre, e crei nuove situazioni e sopravvivi a un momento che sicuramente non è dei più semplici, non è dei più facili. Io penso positivo. Questo un po' mi deriva dalla mia personalità, dal mio carattere, anche dalla mia esperienza come coach, per cui qualsiasi situazione, anche la peggiore, può essere l'inizio invece di qualcosa di estremamente positivo. Certo, occorre un'adattabilità, occorre plasmarci su quello che è il nostro, insomma, su quello che potrà essere l'evoluzione anche rispetto al nostro lavoro di conduttrici, di insomma, intervistatrici, eccetera. Esatto, sono d'accordissimo con te. Tu ti occupi di musica anche. E vieni qui, per certi versi. Sei una coach, sei appassionata di musica jazz. Appassionata della musica. E con la musica ha un rapporto straordinario, della musica, dalla musica non si può prescindere, la nostra vita è musica. E io mi sono innamorata del jazz da bambina. E anziché ascoltare le canzoni dello Zecchino d'Oro, ascoltavo Rossana Casale, che per me era ed è ancora un punto di riferimento per il jazz, per le voci jazz italiane. E poi a un certo punto ho scoperto Pat Metheny, meraviglioso, e di lì questo amore si è rafforzato. Poi ho studiato pianoforte, poi ho iniziato per gioco a cantare. E ho avuto il grande privilegio e anche un po' la fortuna di incontrare dei pezzetti che poi sono diventati dei miei amici carissimi e con loro spesso creiamo delle cose carine e le portiamo in giro. L'ultima sarebbe stata, perché poi insomma... Dovevo esserci anch'io, mi avevi invitata. Esatto. Sophisticated Lady, le donne del jazz... Avremmo parlato delle grandi voci femminili di tutti i tempi, lo avremmo fatto attraverso dei jazzisti meravigliosi, attraverso la sottoscritta che tante volte dice di giocare col jazz. Ecco, io non posso dire di essere una jazz singer, ma sicuramente un'appassionata che studia, che nel suo piccolo, insomma, si diletta con un genere che
e straordinariamente ed emotivamente coinvolgente. A proposito di questo, spesso sono anche dall'altra parte, io strutturo dei format e delle rassegne jazz che curo in tutte le sfaccettature possibili, soprattutto quella legata alla comunicazione, che è il mio mestiere, e invitando le stelle del jazz pugliese. E l'ultimo progetto andato in opera è stato Red Jazz, in collaborazione con un giovane imprenditore terlizzese. E posso fare nome? Certo, assolutamente sì. Nino Tangone, The Bar, un caffè che a un certo punto ha voluto cambiare pelle e ha voluto, insomma, sposare, ha voluto aprirsi al jazz e sposare la mia idea, e purtroppo al terzo appuntamento abbiamo dovuto interrompere per tutto quello che sappiamo e stiamo vivendo. Riprenderemo non appena saranno chiare le direttive in tal senso per i ristoratori, per chi organizza concerti, per chi contribuisce a divulgare cultura, perché spesso si dimentica che i ristoratori, quelli che hanno una visione prospettica, lungimirante, nel proprio piccolo fanno cultura, vogliono fare cultura. Certo, questo porta loro più clientela, ma non lo si fa solo per questo, ma anche perché evidentemente si ha a cuore il territorio e quindi si vuole offrire un momento diverso, e quindi la ristorazione, la buona musica che si accompagna alla buona tavola, al buon vino, e quindi poi l'idea di ospitare all'interno del proprio locale una rassegna jazz. Noi la riprenderemo e non solo, perché in questo periodo, e ne approfitto proprio del tuo invito per dire che a breve partirà un format web, hashtag andrà tutto jazz, un po' si rifà allo slogan, insomma, allo slogan che ormai è diventata la nostra ossessione, e quindi, insomma, attraverso questo format in streaming intervistare i musicisti, gli artisti che fanno jazz, parlare dei loro progetti, dare loro voce e preparare il terreno invece per una cosa a cui sto lavorando da diverso tempo, e una cosa che avrei dovuto fare lo scorso anno, ma poi non c'erano più i tempi per poterla, diciamo, mettere in opera, e proprio in un periodo particolare come questo, un altro imprenditore terlizzese ha voluto investire su questo progetto. Pensa, mi ha chiamata qualche settimana fa e mi ha detto: Emma, è sempre valida quella cosa? Io sono rimasta sorpresa. Sì, Marilena, bellissimo, perché questo ti fa capire che c'è tanta gente, ci sono tante menti, tante persone, tanti professionisti che non vogliono fermarsi a quella che è la contingenza, ma vogliono guardare oltre, vogliono vederlo questo arcobaleno. E questo è un progetto matrioska, un progetto che unisce il jazz ad altre forme d'arte, e poi chiaramente tu sarai con noi, perché Sipario con la tua testata condivideremo la cosa, e sarà un grande un momento bello. Vedremo, insomma, come poter arrivare, insomma, alla cosa operativamente, nel rispetto di quelle che saranno le normative, nel rispetto di quelle che saranno le regole. Però ecco, c'è tutto questo gran fermento, c'è tutto questo cantiere. C'è voglia di ripartire, e magari, come hai detto tu giustamente, Emma, c'è qualcuno che non si è mai fermato. Questa cosa ci rincuora, vuol dire che stiamo tornando più forti di prima. Sicuramente saremo bravi a creare rete. Io ci sono per voi e ho già sposato tantissime tue iniziative, sia a livello, insomma, personale, ma coinvolgendo anche la mia associazione culturale Oltre il Sipario, e continuerò a farlo. Noi teniamoci in contatto e, insomma, assolutamente, continueremo ad andare avanti e molto lontano. E magari faremo anche qualcosa insieme, perché no?
Guarda, io ci ho pensato tante volte, ci ho pensato tante volte, chissà come sarebbe bello la bionda e la bruna sul palco. Vabbè, io sto tornando castana, devo andare dal parrucchiere quanto prima, però sarebbe bello comunque insieme. Mariela, davvero sei stata molto molto carina. Io ho avuto modo di conoscerti l'anno scorso durante il Soweretto Festival. E a me E piace tanto, chissà se a te è quest'anno. piaciuto? Salutiamo Paolo Lepore. Ciao Paolo, Salutiamo, ciao Paolo, il direttore artistico del Soweretto direttore Festival. artistico del Soweretto Festival. E tu c'eri, hai fatto dei servizi puntuali, hai raccontato il Soweretto Festival attraverso l'emozione dei protagonisti, attraverso il suo direttore artistico, attraverso la sottoscritta. Sei stata davvero molto brava. E questa Grazie. dimostrazione che si può fare lo stesso lavoro e allo stesso tempo provare ammirazione, perché è proprio attraverso il confronto che arriva la crescita e arriva, Esatto, cresci. è tutto, diciamo, come è quella parte di professionalità che esce proprio dal confronto reciproco. Verissimo, verissimo. Io ti ringrazio per essere stata qui come mia ospite e sicuramente ci riaggiorniamo, Emma. Ci sentiamo sicuramente presto o in privato qui in diretta streaming. Grazie, aggiornami su tutto. Assolutamente. Un bacione e Ciao grazie. Emma, tanti auguri per tutto, grazie. Ciao, ciao. Che carina Emma, grazie. E adesso, signori, noi non potevamo chiudere la puntata con la buona musica. Io da tempo volevo averlo qui con me nella mia trasmissione così virtuale, seppur virtuale. Lui è un bravissimo ragazzo, ha scritto anche un libro qualche anno fa e ho avuto il piacere e l'onore di presentarlo in una libreria della nostra città Molfetta. È un ragazzo in gamba, è molto preparato, è un cantautore ed è qui con noi oggi. Luca Mele, buonasera Luca! Ciao Marilena, buonasera a tutti. Mi sentite? Ciao, come stai? Oggi abbiamo fatto le ore piccole. Guarda, io c'avevo E quindi ti ieri era ringrazio per aver. mezzo tempo, ma nell'attesa è finita. Io ti ringrazio per aver avuto la pazienza di aspettare. E avevo timore che ti addormentassi, però vedo che sei ancora qui per noi e ti ringrazio doppiamente. E di che? Luca, come stai? Come stai trascorrendo questa quarantena? Allora, sto un po' bianco in realtà, ma penso sia per lo schermo del computer, che sembra un cadavere No, qua. no, No! stiamo tutti un po' così, cadaverici. Io mi aiuto un po' con la luce di Barbara D'Urso. No, allora, no, io sto abbastanza bene. Sto abbastanza No, dai, ti bene. trovo bene. Sì, sto scrivendo perché sto sfruttando questo Bravo. tempo per scrivere. Sto scrivendo il secondo romanzo. E quindi ti inviterò poi a presentare anche il secondo quando uscirà. Visto Con immenso piacere vengo, tu lo sai. che comunque hai portato molto bene al primo, perché comunque ha avuto un Sono discreto contenta. successo, quindi essendo poi stato comunque pubblicato da una piccola casa editrice, sono riuscito comunque tramite quasi un porta a porta a far conoscere il romanzo e quindi poi ad avere un bel successo, quindi ti Io quel ringrazio. romanzo che ho qui in libreria, l'ho letto veramente, nel giro di pochissimi giorni. Esatto. Aspetta, lo vado a prendere. Aspetta, mi Ok, aspetti? Dai, nel vai, vai. frattempo presentati al pubblico. E che cosa devo dire? Presentati Vabbè. di quello che Ciao a fai, tutti. quello che fai. No, aspetta, Vai, aspetta. faccio io, vai, vai, figurati. Allora, ciao, io sono Luca, per chi non mi conosce, ci siamo detto di Aldo Giovanni e Giacomo. E niente, ho scritto il primo romanzo che Marilena ha presentato, che adesso penso troverà, spero, se non l'ha buttato, che si chiama Eternità, da cui è nata anche una canzone. Eccolo! Ho fatto pubblicità occulta alla maglietta di Aldo Giovanni e Giacomo nel frattempo. Che fa? Qui è tutto, guarda, anche la tua dedica. Ah, è pure una bella Mia dedica, prima presentatrice, cucciolo a parte e la amica, grafia, viva la tutto pronto. positività. Io ho un problema con la grafia perché ho bisogno di scrivere veloce le cose che poi me le dimentico e quindi
ci metto, diciamo. Quindi Luca, oltre ad essere un cantautore, scusami se ti tolgo la parola, è anche autore di un libro, di un primo romanzo, perché a quanto pare, è in pubblicazione il secondo. No, in pubblicazione no, in scrittura. Ho scritto più o meno Scrittura. metà, sì, ho scritto più o meno metà storia e sta andando abbastanza bene. Questa quarantena la sto sfruttando così, quindi sto scrivendo canzoni e quindi Bravo. sto riuscendo a riempire i giorni così, oltre a lavorare. Bravo. Dove lavori? Io Cosa lavoro con ti occupi? papà, abbiamo un'azienda Ah, che... è vero. Ah, salutami mamma e papà e anche tuo Certo, fratello. sono un'altra stanza in attesa. Hanno stoppato Netflix per vedere la diretta, quindi sono un'altra. Bravi, bravi, sono contenta. No, sono delle persone, io li conosco da tanti anni, li porto sempre nel cuore, anche se vi porto tutti nel cuore, anche se insomma non ci frequentiamo, ma c'è sempre sai quel filo rosso che non si stacca mai, io vi porto sempre nel cuore. E quindi poi ti seguo dal punto di vista artistico, vedo che fai sempre tante cose belle. Ti volevo da tempo nella mia trasmissione, quindi ho detto fammi chiamare Luca, vediamo se oggi è disponibile. E fortunatamente è disponibile. Dunque, stai scrivendo un libro e anche tu prendi questo momento, prendi il meglio di questo momento tragico, un momento lo utilizzi per ispirarti, ecco, per scrivere il tuo libro e poi stai scrivendo canzoni. Sì, diciamo che è importante che ognuno di noi cerchi in qualche modo, in qualsiasi modo, di esorcizzare un po' le paure. C'è chi riesce a farlo magari dipingendo un quadro, chi come stilista prima appunto creando capi d'abbigliamento, chi scrivendo, che sia una canzone o che sia un romanzo, vabbè, il romanzo comunque ha una storia, quindi può influenzare quello che accade fuori, ma relativamente, cioè comunque devo seguire un tempo storico che ho creato nel romanzo. Per le Sì. canzoni invece, che comunque possono nascere e morire in un periodo, e alcune sono nate in questo periodo e quindi comunque Bello. subiscono l'influenza di questa situazione. Poi magari un giorno Eh sì, usciranno. ma noi le vogliamo ascoltare, ma stai scherzando. Luca, vogliamo ricordare gli autori? Tu ti ispiri a grandi autori della musica Sì, italiana. io sono cresciuto con Fabrizio De André, con Rino Gaetano e con Celentano, che non è un autore, però comunque ha molto contribuito per la mia crescita artistica. Ho iniziato a cantare con le canzoni di Celentano, quindi comunque è stato importante per la musica, per Tu il mio sei di approccio alla quanti musica. anni hai, Luca? Io, sì, sono vecchio. Beh, dai, 28 d'agosto, 28 sei d'agosto. piccolissimo. Io che devo dire che sono sotto i 40. No, quello perché volevo dire, tu le hai iniziate ad ascoltare da quando eri veramente giovanissimo. Sì, ma E erano già... sono. Cioè, Rino Gaetano, vabbè, è morto nell'81, quindi comunque niente, non ho avuto nessuna possibilità neanche di andarlo a sentire. De André comunque Quello è... che dico, appunto, sono dei cantautori che non sono Tramandò, proprio alla tramandò. portata di tutti i ragazzi, No, giusto? in realtà Rino Gaetano, ad esempio, e De André sono adesso tornati molto in voga, quindi perché comunque quando qualcuno dice delle cose che rimangono attuali nel tempo, poi i ragazzi riescono a riscoprirli. È importante che ci sia qualcuno che comunque li faccia ascoltare, Certo. perché probabilmente io, se non avessi avuto i miei genitori, non avrei ascoltato Mamma e papà questa ascoltavano, musica. ascoltano questi Sì, cantanti. vabbè, infatti, poi un partito di Celentano va all'ennesima potenza, quindi Anche a me comunque piace tanto Celentano, ma a me piace anche Rivoletano. Anche a me sì. piace quella tipologia di musica Quindi che sono cresciuto racconta così, ho storie. iniziato pian piano poi a trovare la mia strada, ho incontrato qualche Bravo. artista moderno come Fabrizio Amor, che mi ha comunque Ah, è vero, tu sei legato anche molto a lui. Sì. aperto un mondo e io ho aperto 3 suoi concerti, quindi è stata una bellissima esperienza. Ho Ecco, quanti ne hai aperti? aperto 3 concerti, una a Brindisi, una a Bicelli e l'ultima a Molfetta, quello che ha fatto all'anfiteatro. Bravo, bravissimo. Sì, è vero, quello di Molfetta me lo ricordo. Sì, Complimenti, Luca. Insomma, grazie, sei una risorsa della nostra città, uno di quei ragazzi che studia, si perfeziona, si mette in discussione, ha coraggio, crede in quello che fa e questo credo che sia importante per tutti. Mi ci metto anch'io tra quei ragazzi, vabbè, io sono proprio attempata, però mi metto in mezzo a quelle persone perché
mi metto sempre in gioco e cerco sempre di credere fino in fondo in quello che faccio. Tu sei uno di quelli, bravo. Sì, l'importante è essere sempre padroni dei propri sogni, mai schiavi. Quindi bisogna capire quando è giusto andare oltre, quando è giusto magari fermarsi, perché magari il coraggio sta anche nel non fare quel passo che può magari farti cadere e nel fermarti un secondo prima. Certo, bravissimo. Sei anche grazie. Molto saggio. Questa me la sono preparata, no, scherzo. No, vabbè, sei saggio. Poi dico, da due genitori così, che sono delle persone squisite, non poteva che uscire un figlio così bravo e... Dani si dice aggarbato. Pure l'altro è bravo, l'altro più bravo. No, lo so, anche l'altro, il fratellino un po' più piccolo. Luca, cosa ci fai ascoltare? Ci regali qualcosa stasera? Sì, dimmi quanto tempo ho, così mi regolo su quelle che devo fare. Guarda, un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora, quello che tu vuoi. Tu va, sei allora, l'ospite che chiude, non l'ultimo, ma quello che chiude la puntata. Quindi okay. È affidata a te la chiusura va della bene, puntata. Quando c'è qualcuno di saggio, gli ultimi saranno i primi, quindi va bene così. No, ma ultimo solo perché devi chiudere, non perché sei ultimo, assolutissimamente sì, no. Sì, lo anzi, so, magari lo so. Facciamo, chiediamo ai nostri amici che sono collegati, se vogliono ascoltare qualcosa, se ci sono delle richieste particolari lo possono fare. Sì, intanto... facciamo proprio più box la serata. Senti, io soltanto non so se riesco a leggere i commenti, boh. Cioè, quindi guarda, se mi dici qualcosa... Allora, c'è Giuseppe Vitale bravo. Che ci fa i complimenti. Interessanti, migliori di quarantena. Ok, vabbè, allora, se ci sono delle richieste avvisami comunque. Certo. Io vado. Noi abbiamo un palco virtuale qui a Quarantena Time, per cui io, quando c'è un ospite musicale, dico sempre il palco è tutto tuo. Luca Mele. Grazie. Inizio con una canzone di Vecchioni, che amo. Ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna quando cala il vento, ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Lasciami dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano sul viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire, pianterai un olivo convinto ancora di vederlo fiorire. Sogna, ragazzo, sogna quando lei si volta, quando lei non torna, quando un solo passo che ferma il cuore non senti più. Sogna, ragazzo, sogna, passeranno i giorni, passerà l'amore, passeranno le notti, finirà il dolore, sarai sempre tu. Sogna, ragazzo, sogna, piccolo ragazzo, nella mia memoria, tante volte tanto dentro questa storia, non vi conto più.
ogni ragazzo sogna, ti ho lasciato un foglio sulla scrivania, manca un solo verso a quella poesia, puoi finirla tu. Luca Mene, bravo! Bravo, complimenti! Grazie, grazie. È una delle canzoni più belle, più conosciute del nostro grande mondo. Io l'ho conosciuto personalmente ad Andrea durante una serata che conducevo e devo dire che è una bellissima persona, molto saggia. Una sì, bella sì, persona. Sì, l'ho conosciuto, è una persona molto sensibile. Sì, a Molfetta alla cattedrale quando venne. Ah sì, 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 venne anche in cattedrale. Sì, sì, no, è una grandissima persona. Mi ha aiutato molto a livello artistico a scrivere il romanzo, perché l'ho scritto dopo aver letto un suo romanzo, quindi è stato molto importante, anche se non lo sa. Ma forse un giorno lo saprà. Un giorno lo saprà, magari se viene a Molfetta ci andiamo insieme, lo rincontreremo insieme. Sì. Adesso cosa ci fai ascoltare, Luca? Adesso faccio ascoltare una canzone un po' più allegra, visto che stiamo comunque sempre sull'onda dei cantautori, faccio una canzone di Andrei, Il Pescatore. Il Pescatore, vai! Vado. All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, due occhi grandi da bambino, due occhi enormi di paura, erano gli specchi di una la e chiese al vecchio, dammi il vino, ho sete solo un assassino. Gli occhi dischiuso il vecchio al giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino e spezzo il pane, per chi diceva, ho sete e fame. E la 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 la. E fu il calore di un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro le spalle un pescatore, dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già il rimpianto di un aprile, giocato all'ombra di un cortile. All'ombra dell'ultimo sole, c'era soffiato un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Grazie. Bravo Luca, abbiamo apprezzato grazie. Tantissimo. Grazie, adesso però faccio sentire una canzone mia. No, adesso Eternità, dai, tu la conosci la canzone. Sì, sì, l'ho ascoltata. Grazie, allora Eternità. Eternità, Luca Mele, qui a Quarantena Time Next. Ridi forte, ridi pure, se ti assale un po' di malumore, se non mi vedi spegni la luce, come la sera che fa pensare chi ha bisogno di vivere in un sogno e trema tanto, sfonda le barriere per accorciare ogni maledetto giorno e respirare eternità. Aspetta che svanisca questa nebbia per vivere
e cambierà. Aspetta che il vento prenda il posto della polvere. Tieni forte, tieni pure le mie mani contro le paure di non vedere dove va a finire. Con il tramonto ancora questo sole nella corrente, la direzione incomprensibile, se segui il cuore e camminare per non cadere e respirare, e respirare. Eternità, aspetta che svanisca questa nebbia per vivere e cambierà. Aspetta che il vento prenda il posto delle nuvole. Lascia scivolare tutte quante le parole, raccoglie e soffia sulla testa di chi dice ma basta, non ha senso dare voce alle emozioni solamente perché loro non hanno una risposta. Se invece basta questa, resta eternità, aspetta che svanisca questa nebbia per vivere e cambierà. Aspetta che il vento prenda il posto della polvere. Eternità, aspetta che svanisca questa nebbia per vivere e cambierà. Aspetta che il vento prenda delle nuvole. Eternità, Luca Mele, qui a Quarantena Time Next. Grazie, grazie, grazie. Luca, grazie. Dimmi quanto tempo ho. Come? Dimmi quanto tempo ho. Quello che vuoi. Quello che vuoi mi sta fino a domani, no? No, vabbè, allora, facciamo questa, che sicuramente la conoscono tutti, dai. Perché non è mia. Quale? A mano a mano. Oh, bellissima! A mano di Rino Gaetano, interpretata da Luca Mele. Stop, stop, a mano, e di Riccardo Cocciante. Giustamente, giustamente non lo sanno tutti, non lo sanno quasi nessuno. E no, di Cocciante, dire, veramente. E di Cocciante, però la versione è tipo a mano, cioè un po' più lenta. Poi Rino Gaetano in un concerto nell'80 ha fatto la versione un po' più rock, è diventata più famosa questa, diciamo. Però in realtà guarda, ci tengo perché mi piace anche Cocciante. Ci tengo a precisare. Bravo, bravo, bravo. Guarda, io non lo sapevo. Non so se gli altri lo sapevano. No, lo so, perché comunque è molto famoso quello di Rino Gaetano. Infatti faccio questa versione di Rino Gaetano, perché comunque è più conosciuto. Incazzato, è più conosciuto. Vado allora. Vai, più rock. E a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano ti perdi e ti perdo, e quello che è stato mi
sembra più assurdo di quando la notte è più vera e non come adesso, nei sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nell'altro mattino, che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore. E a mano verrai con il tempo sopra il tuo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna a vedere l'amore è tornato, ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nella frontalina, e neanche l'inferno potrà mai gelare, può crescere un fiore da questo mio amore. Bravo Luca, sei proprio grazie. Bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie. Adesso, allora, mancano due o tre canzoni, dai. Così magari resistono le persone. Faccio una canzone. faccio una canzone di un cantautore. Ma richieste per chi fosse collegato in questo momento. Ok. Potete cantare insieme a noi, eh? Allora, faccio una canzone di questo cantautore moderno, che secondo me è uno tra i migliori, si chiama Bruno Ori. Come non lo conosco. Ha fatto una canzone che si chiama La Verità, che secondo me rientra tra le canzoni che puoi fare una volta nella vita, talmente sono belle. E quindi la suona, si chiama La Verità. È un capolavoro di Brunoni. Vai. Luca Mele, qui a Quarantena Time Next. Ne si accorsi che parti per scalare le montagne e poi ti fermi al primo ristorante e non ci pensi più. Te ne sei accorto, sì, che tutto questo rischio calcolato toglie il sapore pure il cioccolato e non ti basta più. Ma l'hai capito che non serve a niente starti sorridente agli occhi della gente e che il dolore serve proprio come serve la felicità. La felicità. Te ne sei accorto, sì, che passi tutto il giorno a disegnare quella barchetta ferma in mezzo al mare e non ti butti mai. Te ne sei accorto, no, che non c'hai più le palle per rischiare di diventare quello che ti pare e non ci credi più. Oh, ma l'hai capito che non ti serve niente sembrare intelligente agli occhi della gente e che morire serve anche a rinascere. La verità è che ti fa paura l'idea di scomparire, dica che tutto quello qui ti aggrappi prima o poi dovrà finire. La verità, perché non vuoi cambiare, che non sai rinunciare a quelle 4-5 cose a cui non credi neanche più.
l'America, perché ti fa paura l'idea di scomparire, l'idea che tutto quello a cui ti aggrappi prima o poi dovrà finire, la verità, perché non puoi cambiare, se non sai rinunciare a quelle 4-5 cose a cui non credi neanche più. Bravo Luca, che pezzo, è vero, che belle parole, che pezzo. Ma sì, è lui che scrive a se stesso? Sì, lui scrive a se stesso, a tutti. In realtà le canzoni quando vengono scritte, in realtà vengono scritte per sé, ma anche per chiunque riesca a riconoscersi. Esatto, esatto. Quindi magari tu oggi non la senti tua, domani ti succede qualcosa e ti sembra che è stata scritta per te. Esatto, sì. Vero, vero, sono d'accordissimo. Luca, io, anche... Dimmi. Mentre cantavi, dicevo, vedi questo ragazzo che voce ha, anche perché ci sono dei piccoli problemi tecnici, nel senso che quando non canti, io almeno non so gli altri, non sento la chitarra. La chitarra, ma comunque la tua voce si sente benissimo, sei proprio bravo. Grazie. Stavo dicendo, le canzoni hanno anche un ruolo, secondo me, istruttorio, se si può dire, non lo so. Vabbè, educativo. Ma non è... sì, brava, è una licenza poetica, vabbè. E quindi, secondo me, è giusto anche informare con le canzoni, perché magari ci sono delle situazioni che non sono molto, molto conosciute, e faccio l'esempio di Stefano Cucchi. Stefano Cucchi nel 2008, anzi nel 2011, non mi ricordo bene quando, ha subito quello che tutti sappiamo, è stato 5 giorni in carcere e lì, diciamo, è rimasto. Sì, per... 2010. 2010, vabbè, no? Vabbè, comunque quel periodo. Sì, aveva pochissimi grammi in realtà di droga e ovviamente non esiste una giustificazione valida per poter uccidere qualcuno in carcere. Cioè, certo. E quindi qualsiasi cosa, diciamo, avesse fatto. E io in quel periodo non scrivevo ancora tantissimo, però scrivevo molte canzoni di protesta. E vidi una puntata, se non mi sbaglio, di Matrix ancora quando lo facevano, e sentì tutta la vicenda e scrissi una canzone proprio di getto. Ovviamente la tenni nel cassetto per un po' di tempo, perché poi la storia finì anche nel dimenticatoio e sembrava che fossi io l'extraterrestre ad aver trattato questo argomento. Poi dopo il film con Alessandro Borghi di Alessio Cremonini, questo film ha risvegliato un po' le coscienze e infatti poco dopo c'è stata la svolta nel caso, c'è stata la confessione di alcuni diciamo, membri dell'arma, e quindi è cambiata tutta la storia. Penso che comunque non è facile, non sia facile, soprattutto perché non tutti hanno una famiglia come quella che aveva Stefano Cucchi alle spalle, perché Ilaria Cucchi si è fatta un culo per riuscire a dar voce al fratello. E quindi ci sono un sacco di casi che in realtà magari sono anche irrisolti sotto questo aspetto, perché non c'è magari nessuno che ti può... che può essere il portavoce della situazione. E esatto. Quindi penso che le canzoni servano anche a questo. E quindi sentiamola. Si chiama Il passo di Stefano. Non l'ho fatta praticamente quasi mai, diciamo. Però la volevo fare oggi, mi sembrava giusto. Grazie. Onoratissima per aver scelto questo programma. Lascio vuoto quel letto, sento il freddo, mi trascino sul vento, vedo tetti e luci accese, le case sicure, da questa notte non esiste più paura. Sono stati giorni un po' troppo scuri, il silenzio è stato il gesto più saggio, non ha senso fare tanti rumori, ci nascondiamo per il poco coraggio. Passo dopo passo, sento tante voci, sembrano lamenti, con occhi più feroci. Passo dopo passo,
fregano le mani, ridono di tutto, pensano che domani si tornerà alla normalità. Sono solo nonostante gli indizi, le chiamate, tanti appelli e giudizi, mi sognate e vi sono vicino, una carezza contro questo destino, la divisa mi va sempre più stretta, le parole in gola restano rotte e la sera vi lavate di fretta, dalla pelle la paura che vi inghiotte. Passo, sento tante voci, sembrano lamenti, con occhi più veloci. Passo, passo, stregano le mani, ridono di tutto, penso anche domani si tornerà alla normalità. Passo di nuovo, ma non capisco, visti dall'alto, rabbrividisco. Passo di nuovo, tienimi stretto, batte più forte adesso quel petto. Passo dopo passo, sento tante voci, sembrano lamenti, con occhi più feroci. Passo dopo passo, stringimi le mani, e forse sarà giusto pensare che domani arriverà la verità. Ed è arrivata, arriverà la verità. Bella, bella, bravo. Grazie. Non è stato facile, non è stato facile, perché comunque trattare questi argomenti non esatto, è male. Esatto, c'è una responsabilità. Non sai se magari lo fai in maniera rispettosa o racconti magari in un modo che non è giusta la storia. Cerchiamo sempre di essere in qualche modo poetico e super parte. Tranne nelle cose oggettive, come quello che è successo, evidente, cioè la morte di Stefano, diciamo. E beh, poi la verità è arrivata. Luca, ma guarda, mentre suonavi ero anche incuriosita dalla tua chitarra, l'hai disegnata tu? Ah, disegnata è una parola grossa. Allora, in realtà, questa chitarra, stava scritto Diventerò pazzo soltanto, che è il titolo di una canzone che ho fatto in passato, che mi ha portato alle finali di Sanremo nel 2015. E quindi è molto importante questa canzone. Però poi nell'attesa ho scritto anche altri titoli delle canzoni che ho fatto. Cioè l'ho fatto tipo 10 minuti fa. Ma cosa, col pennarello? Sì, ce l'ho ancora qua il pennarello, vedi. Cioè, ho detto, nell'attesa che faccio, prima che mi chiama Marilena, scrivo qualche titolo. No, hai scritto qualcos'altro. Che cosa hai scritto nell'attesa? Vediamo. No, sono tutti i titoli di canzoni mie, diciamo. Ah, cioè, ok. Sì. Tu guarda quanto ti ho fatto aspettare che hai scritto tutte le canzoni. Esatto, ho detto, ho finito il bicchiere e ho scusami, comunque c'è un nostro amico, Roberto Marino, che ci scrive da Milano e scrive, Luca, mi ricordi un po' Vinicio Caposella. Ma lo sai che questa cosa me l'hanno detta tantissime persone? Eppure io, diciamo, non l'ascolto molto. Cioè, non so per quale motivo. E forse, non lo so, è un mio limite. Però tanti mi dicono questa cosa, anche sia nel look magari, sia nel tipo di voce, nelle canzoni, però è un mio limite non riuscire a non ascoltarlo. C-
ci sono alcune canzoni che mi piacciono molto di Vincio Capossela, che sono almeno una decina, mi piacciono tanto. Però è strano come accostamento. Cioè, se tu mi avessi detto Rino Gaetano, fa ok, Rino Gaetano lo ci suono, anche, mi piace. Però Capossela, ad esempio, non ho mai suonato niente di Capossela, quindi è un accostamento molto curioso, che però è vero, cioè, ma l'ha fatto in tanti. E dai, però se te lo dice qualcuno vuol dire che in fondo di verità c'è. No, ma è un complimento, assolutamente, cioè, rispetto a tanto di cappello, Vincio Capossela, ci mancherebbe altro. Luca, come chiudiamo questa puntata? Allora, mi sembra giusto chiuderla con Ma il cielo è sempre più blu. Cioè. Che bella! Io magari con questo ultimo tuo brano rinnovo il nostro appuntamento di Quarantena Time Next lunedì. Oggi è giovedì, sì, lunedì alle sempre alle 20 qui in diretta streaming sulla mia pagina Facebook. E quindi insieme a Luca io vi ricordo questo appuntamento, non dovete assolutissimamente mancare. Vuoi dire qualcosa, Luca? Allora, intanto ti ringrazio per avermi invitato. Ok, grazie a te. E per aver dato, diciamo, la possibilità di suonare qualcosa. Niente, volevo dire che effettivamente questa, quando dicevo prima che i cantautori rimangono nel tempo, è perché scrivono delle cose che se le ascolti quando sono state scritte hanno un significato, se le ascolti dopo 30 anni hanno lo stesso significato, magari cambiano un po' i soggetti, cambiano un po' sì, le situazioni, però il senso e il messaggio rimane quello, e quindi per questo questa canzone mi sembra la più adatta sia per cantarla adesso che proprio in generale. Infatti è la canzone che ho fatto fuori dal balcone. La prima e unica mia esibizione fuori dal balcone, quando proprio all'inizio della quarantena, è stata questa, poi mi sono fermato. Dopo questa non posso fare altro, cioè, non mi sembra corretto. Era quella più adatta e più giusta al momento. Sì. Quindi chiudiamo in bellezza questa puntata di Quarantena Time Next con Luca Mele, che ringrazio ancora e ringrazio tutti voi per essere stati con noi. Ciao ragazzi, Luca Mele qui per noi. Ciao a tutti. Chi vive in baracca, chi suda il salario, chi ama l'amore e sogni di gloria, chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una volta, chi tira al bersaglio, chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali, chi va sotto un treno, chi ama la zia, chi va a porta via, chi trova scontato, chi come ha trovato, ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Chi sogna milioni, chi gioca d'azzardo, chi tiene i suoi figli ha fatto all'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Chi è assunto alla zecca, chi ha fatto cilecca, chi ha scritto interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende sei poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu.